Ci scusiamo ancora per le prove generali, tra virgolette, di martedì scorso e speriamo intanto di aver risolto tutti i problemi di carattere tecnico. Oggi siamo qui per un nuovo webinar, è il quarto che propone la FIDAE. Il Consiglio Nazionale FIDAE, fin dai primi giorni di questa situazione emergenziale, ha sentito il bisogno di incontrarsi ogni giorno e a volte anche più volte al giorno proprio per essere attento alle domande, alle interpellanze, alle esigenze delle scuole e trovare possibili risposte. Ci siamo avvalsi di esperti, abbiamo cercato di rispondere. Ci sono state tante domande, ci sono tante domande e ahimè ce ne saranno ancora tante. Però la FIDE in questo momento, e lo dico a nome di tutto il Consiglio nazionale, vuole essere vicino alle scuole per accompagnare, per sostenere e soprattutto per favorire occasioni di scambio. L'aspetto che tratteremo oggi, che è stato forse quello più gettonato come richieste di chiarimenti, e abbiamo da subito creato una sinossi che accompagnava il decreto Cura Italia. E con l'ausilio degli esperti abbiamo dato anche delle risposte nelle FAQ. Oggi ci facciamo un primo momento in cui ci fermiamo e diciamo ad oggi, 16 aprile 2020, a che punto siamo? Perché è una situazione che si evolve quotidianamente. Quello che andava bene il martedì, già oggi l'abbiamo dovuto rivedere, ovviamente. Però, e oggi possiamo dire che nessuno ha le risposte in tasca. Possiamo solo accompagnare e con la competenza degli esperti che ci affiancano, che ci sostengono, possiamo leggere e interpretare quanto la normativa va a dettare, possiamo dirlo con molta tranquillità, quotidianamente. Oggi il tema è proprio aspetti normativi dell'emergenza Covid-19. Profili legali, fiscali e lavoristici. In questo ci accompagnano, e penso che i relatori mi permetteranno di definirli tali, tre amici che dai primi giorni di questa emergenza non ci hanno abbandonato, ci hanno accompagnato e con la loro competenza ci hanno sempre sostenuto. E di questo io li ringrazio. È Emanuele Montemarano, esperto nell'ambito legale. Ettore Ferraro, esperto sugli aspetti lavoristici, e Angelo Agostinis, esperto per quanto riguarda gli aspetti fiscali. E allora abbiamo voluto dare la parola per dire oggi a che punto siamo. Sarà possibile porre delle domande scrivendo, alla vostra destra c'è una tendina dove è scritto domande. C'è un triangolino che dovete pigiare, il triangolino deve avere la punta verso il basso e potete inserire delle domande. I relatori, man mano che relazioneranno, con un occhio guarderanno anche le domande, pertanto il loro dire diventa in alcuni casi già risposta a queste domande. Però non ci fermeremo qui, raccoglieremo tutte le domande e vi diamo appuntamento a martedì 21 alle ore 10 con una risposta da parte dei relatori precisa e puntuale ai vostri interrogativi. Poi avete modo di scrivere qui nello spazio domande le vostre richieste, ma anche inviarle via email. Abbiamo creato un indirizzo apposito che vi scrivo appunto nella sezione domande in modo tale che tutti possano leggere, è webinar@fidae.it. Ecco, avete visto, l'ho scritto. Se non l'avete visto, comunque vi manderemo un'email, però l'indirizzo è questo, webinar@fidae.it. Oggi e con l'email raccogliamo le vostre istanze, i vostri interrogativi e i relatori risponderanno martedì 21 alle ore 10. Riceverete un nuovo invito all'incontro.
Che cosa aggiungere? Altro niente, vi auguro buon pomeriggio. Ringrazio ancora i relatori che poi di volta in volta volentieri andrò ad introdurre. Buon pomeriggio a tutti. Il webinar sarà anche registrato e come già abbiamo fatto per gli altri, inizialmente sarà a disposizione dei partecipanti. Chiaramente dopo il 21, perché terremo conto anche dell'incontro del 21, e potranno scaricare anche, dopo aver compilato un questionario di gradimento, scaricheranno l'attestato di partecipazione e potranno accedere ai materiali. Nei primi giorni l'accesso sarà solo ai partecipanti, successivamente sarà reso pubblico. Grazie e buon pomeriggio a tutti e buon lavoro ai relatori. Grazie ancora per la vostra disponibilità. Ecco, buongiorno a tutti, anch'io rinnovo i saluti e i ringraziamenti alla Presidente. L'altra volta abbiamo avuto qualche difficoltà tecnica, ma oggi sicuramente la piattaforma ci aiuterà nel migliore dei modi. Ecco, nella suddivisione che abbiamo costruito di questa relazione con gli altri colleghi, il primo intervento, che è quello anche di carattere introduttivo, ovviamente non può che essere sull'area normativa, perché nell'emergenza di questi giorni chiaramente tutto l'universo del diritto è stato sconvolto dalle tante novità che si sono susseguite, per cui certamente questo è il momento di tracciare un po' un quadro generale, sia per risolvere le questioni più urgenti che sono sul tavolo di tutti gli enti gestori e dei coordinatori didattici in questo momento, ma anche per raccogliere qualche idea per la programmazione del prossimo anno scolastico, che ovviamente si annuncia di non semplice gestione, quindi è questo il momento di cominciare a progettare con un quadro di riferimento. Ecco, questa immagine credo che sia significativa del momento difficile che stiamo vivendo. C'è una tempesta in corso di cui non sappiamo quale sarà il momento conclusivo, e quindi non c'è dubbio che è un momento in cui tutte le migliori energie devono essere raccolte, perché quando si naviga nella tempesta è necessario poter costruire una rotta e cercare di sopravvivere in un momento in cui i punti interrogativi sono tanti. E questa immagine credo che rappresenta ormai un linguaggio nuovo che tutti stiamo assimilando: fase 1, fase 2, fase 3 dell'emergenza sanitaria. Ovviamente in questa sessione ci interessa ragionare rispetto a queste tre fasi dal punto di vista della normativa giuridica, lavoristica e fiscale. Ecco, la fase 1, che è quella che stiamo vivendo, è caratterizzata dall'emergenza sanitaria in corso, accompagnata, per quanto riguarda la scuola, dalla sospensione dell'attività didattica in aula, il che per certi versi riduce o azzera alcuni problemi, in particolare quelli legati alla sicurezza sul luogo di lavoro e di studio, che invece saranno i problemi centrali che ci dovremo porre nella fase 2, che sarà quella che ci attende sicuramente dal prossimo anno scolastico. Vale a dire un periodo in cui le attività progressivamente saranno riavviate, ma in cui si dovrà necessariamente convivere con l'emergenza sanitaria in corso. E credo che l'obiettivo della riflessione di oggi, così come tanti incontri anche con la FIDE che abbiamo svolto in questi giorni, sia proprio di preparare il terreno per la fase 2, che certamente si annuncia molto difficile e anche molto esposta al rischio di contenzioso legale con tutte le componenti, quindi con il personale dipendente, ma anche con le famiglie, per le ragioni che poi sinteticamente cercheremo di inquadrare. In attesa della fase 3, che speriamo anche la preghiera possa favorire, che è quella del ritorno alla normalità, ma certamente di una normalità che sarà probabilmente diversa da quella che abbiamo conosciuto fino all'insorgere dell'emergenza sanitaria, ma probabilmente sarà anche una normalità caratterizzata
da un utilizzo sempre più diffuso degli strumenti tecnologici che questa emergenza ci avrà costretto ad utilizzare. Ecco, vorrei anche che ci lasciassimo con un quadro ottimistico di apertura al futuro, se ci sarà una eredità positiva di questa crisi, che certamente mieterà molte vittime anche nelle aziende e purtroppo qualcuno anche tra le nostre scuole, ma certamente quelle che avranno la capacità di sopravvivere avranno anche sviluppato le competenze e gli strumenti legati all'uso della tecnologia, in cui in qualche modo questa crisi avrà svolto un pochino il ruolo di acceleratore. Basta pensare a un incontro come quello che stiamo svolgendo ora, che probabilmente un mese fa non avremmo neanche potuto immaginare, allo smart working che caratterizzerà molte prestazioni di lavoro anche a emergenza conclusa, e alla didattica a distanza, che sarà certamente uno dei modi di gestire la scuola che dopo la crisi sarà caratterizzante della nostra offerta formativa. Ma veniamo al punto centrale anche della relazione introduttiva, e cioè come il Covid-19 ha cambiato il quadro giuridico all'interno del quale funzionano le scuole paritarie. Ecco, e in questa immagine piena anche di caratteri grafici, credo che si possa cogliere in maniera anche visiva e immediata quello che sta accadendo in questo periodo, che non solo dal punto di vista sanitario e didattico, ma vi assicuro anche dal punto di vista giuridico, sta vedendo un vero e proprio sconvolgimento anche del quadro a cui noi giuristi siamo abituati a attingere per rispondere ai vostri quesiti. Ecco, partiamo da un concetto che vedete nel corpo centrale della slide, e cioè che convivono in questo momento delle norme di carattere generale, cioè le norme in vigore prima dell'insorgere dell'emergenza, con una serie di norme di carattere speciale che si stanno ovviamente susseguendo con grande velocità man mano che cambia la situazione sanitaria. Ovviamente il legislatore e gli organi preposti continuano a fornirci nuove indicazioni. Se solo pensiamo al numero impressionante di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che abbiamo avuto in queste settimane, credo che il quadro emergenziale sia chiaro per tutti. Ecco, mi piace sottolineare questo aspetto, perché le norme speciali non cancellano le norme di carattere generale che dobbiamo continuare ad applicare anche e soprattutto in questo momento. E quando passeremo in rassegna alcune delle questioni più attuali, ecco, vedrete che la risposta ai quesiti non attinge solo alle norme di carattere speciale, ma anche alle norme di carattere generale che continuano ad essere in vigore. Ma certamente le norme di carattere generale devono essere reinterpretate e ridiscusse alla luce della situazione straordinaria che porterà anche il magistrato, in caso di contenzioso, a un'interpretazione che tiene conto dell'emergenza del momento. Ecco, se questa è la premessa generale, nella slide vedete quali sono almeno i quattro settori del panorama legale che sono stati più di altri interessati da questa emergenza e che per le scuole paritarie sono un po' le questioni all'ordine del giorno. Ecco, c'è il primo ambito, che è quello che riguarda la gestione dei rapporti di lavoro. Come l'emergenza sanitaria ha cambiato e soprattutto cambierà per il prossimo futuro. Ecco, io credo che ormai poi il linguaggio, l'ABC di questi decreti lo abbiate assimilato tutti, perché magari nei primi giorni non sapevamo cosa fosse la FIS o i congedi straordinari. Ecco, ormai credo che molti di questi punti sono anche superati dalla prassi che avete tutti acquisito, ma lo leggerei soprattutto per l'organizzazione del prossimo futuro, del prossimo anno scolastico. Quindi la prima grande novità è che l'emergenza Covid-19 induce l'utilizzo in maniera estesa dello smart working, che è necessariamente il corrispondente lavoristico della didattica a distanza per gli alunni. E certamente anche nel prossimo anno scolastico il gestore sempre di più ricorrerà al lavoro a distanza.
E vedremo poi che questo pone delle problematiche che bisogna affrontare in termini di controllo, in termini di privacy, in termini di rischi di abusi nei confronti dei minori, lì dove lo strumento possa consentire un rapporto diretto tra adulto e minorenne e anche magari lo scambio di materiali, di elaborati, di fotografie. Ecco, quindi è un universo che adesso nell'emergenza del Covid abbiamo anche affrontato con una certa disinvoltura, ma che andrà regolamentato con dei protocolli molto chiari, perché lo smart working risolve alcuni problemi, ma ne crea di altri, a partire dal controllo sulla prestazione lavorativa. Se devo pagare il dipendente che lavora da casa, come faccio a essere sicuro, a essere certo che nell'orario di lavoro stia effettivamente lavorando e non sia impegnato magari con il dispositivo acceso in faccende domestiche di carattere personale? Dall'altra parte, posso controllarlo attraverso degli strumenti di tracciabilità, oppure questo crea dei rischi per la privacy? Quindi, nel gettare sul tappeto le problematiche, ecco, invito a una riflessione molto attenta su come regolamentare da settembre in maniera attenta lo smart working. Certamente poi la sospensione o riduzione dell'attività scolastica ha portato al centro della scena gli ammortizzatori sociali. Dopo di me il ragionier Ferraro entrerà in maniera molto operativa anche sui dettagli di come funzionano gli ammortizzatori sociali. In questa introduzione voglio soltanto aprire qualche finestra. Ecco, l'ammortizzatore sociale è uno strumento previsto dalla nostra legislazione lavoristica che consente allo Stato di retribuire almeno in parte il lavoratore che per una ragione straordinaria il proprio datore di lavoro non ha potuto impiegare nel luogo di lavoro. E i due presupposti sono o la sospensione delle attività o la loro riduzione. La sospensione potrebbe, nella scuola normalmente non è avvenuta e si parla principalmente di riduzione, però alcuni casi, ad esempio del personale ausiliario che a scuola fisicamente chiusa certamente non verrà a fare le pulizie della scuola, possono essere rapporti che sono sospesi, ma nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda i docenti, parliamo di riduzione dell'orario di lavoro. E per il numero di ore per cui è operata questa riduzione si potrà chiedere, con le modalità che vi verranno meglio illustrate, o la cassa integrazione in deroga o il FIS, che sono due istituti simili su cui poi avrete dei chiarimenti operativi. Un punto che mi sembra importante sottolineare è che, pur riguardando aspetti diversi, deve esistere una coerenza tra la nostra richiesta degli ammortizzatori sociali e la problematica delle rette, che vedete a destra della slide in giallo, che è l'altra grande problematica del momento su cui mi soffermerò nella slide successiva. Poi abbiamo, nell'ambito lavoristico, la questione che adesso avvertiamo come meno urgente, perché i locali scolastici sono chiusi al personale e al pubblico, ma che da settembre sarà di gran lunga la problematica numero uno, e cioè come garantire la sicurezza sul lavoro, non solo per i dipendenti, ma anche per gli alunni o i visitatori terzi, penso ad esempio al personale delle ditte appaltatrici che frequenta i nostri ambienti. E qui volevo sottolineare un punto molto importante su cui mi fermerò anche nella conclusione, che abbiamo condiviso con la Presidente un pochino come agenda di lavoro per il prossimo anno, e cioè che accanto al testo unico sicurezza, che rimane la norma generale, c'è un documento che deve essere messo sul tavolo di tutti i gestori, direi al primo posto nell'archivio dei documenti da utilizzare in questi mesi, che è il protocollo sicurezza approvato il 14 marzo dalle parti sociali, cioè governo insieme a sindacati e organizzazioni datoriali. Probabilmente ci saranno anche delle ulteriori indicazioni, perché l'INAIL insieme al governo, in vista della fase 2, sta lavorando sul definire gli indici di rischio per i vari settori, ma quello rimarrà il modello generale, e cioè un protocollo nazionale che indica in maniera molto dettagliata quali sono tutte le misure straordinarie di sicurezza che vanno garantite in aggiunta a quelle generali previste dal testo unico per la sicurezza sul lavoro. Quindi il mio invito
per chi sta ascoltando, ecco, è quello di cominciare ora, insieme a tutte le componenti interessate, datore di lavoro, RSVP, dirigenti, consulenti esterni per la sicurezza, a organizzare un servizio che sia ovviamente coerente con questo protocollo nazionale e anche con la gravità del rischio a cui nella fase 2 tutti saremmo esposti. Poi ovviamente vedete in verde tutta l'area dell'ordinamento scolastico che è stato travolto dal nuovo sistema della didattica a distanza, e nell'ultima colonna i punti su cui le relazioni successive daranno indicazioni, e cioè i rapporti con le istituzioni e tutto ciò che è scadenze, adempimenti, che è stato ovviamente interessato dalla legislazione di questi giorni. Non avendo il tempo, perché i webinar sono strumenti veloci che non consentono un'analisi approfondita di ciascun punto, ma oggi ci interessava un quadro generale da cui poi potranno scaturire le vostre domande e martedì dare delle risposte specifiche a questioni anche più particolari che voi ci vorrete sottolineare. Ma chiaramente, se guardo solo alla mia posta elettronica di questa mattina, vedo almeno una trentina di mail di gestori che mi mandano lettere e mail di genitori che non vogliono pagare la retta scolastica e che sostengono che sia illegittima o abusiva la nostra richiesta di pagamento, anche facendosi forza di quelle interpretazioni, penso su tutte quella del Codacons, che ovviamente sono difformi dalle indicazioni che Agida e Fida e anche hanno dato da questo punto di vista. Allora, qualche indicazione, perché immagino che molte delle vostre domande riguarderanno anche questo aspetto. Come regolarci per le rette scolastiche? Anche qui, premettendo che c'è un grande punto interrogativo, perché non sappiamo anche i magistrati come ragioneranno quando sorgerà il contenzioso, che inevitabilmente sorgerà, sul pagamento delle rette. Anche perché c'è perfettamente chiaro che abbiamo due strade estreme da seguire, e forse la migliore sarà quella intermedia. Cioè la prima è una posizione molto rigida nel ribadire che le rette vanno pagate in maniera piena, e questo probabilmente non potrà che aumentare il contenzioso e anche magari allontanare alcune famiglie dalle nostre scuole. Dall'altra, una posizione invece di segno opposto, che tenda ad alleggerire più possibile gli obblighi economici delle famiglie, ma questo in una situazione economica che già prima del virus era molto grave per molti nostri istituti, vorrebbe dire costringerci inevitabilmente alla chiusura. Quindi cerchiamo di darci dei criteri anche uniformi, pure per evitare che magari nello stesso territorio geografico ciascuna scuola paritaria si regoli in maniera diversa dalle altre, creando anche una certa disomogeneità che in questa fase storica non ci aiuta. Però dal punto di vista giuridico, come faccio nelle corrispondenze individuali, mi sembra anche doveroso sottolinearvi che non abbiamo certezze da offrire ai nostri istituti, perché essendo la prima volta nell'epoca moderna che c'è una pandemia, anche come i magistrati si regoleranno nel contenzioso economico, non ci è dato saperlo. Ricordo anche questa mattina una suora al telefono mi diceva con una certa soddisfazione, dice: ma vede che le nostre famiglie ci hanno compreso e nessuno fino adesso ci ha fatto causa. Ecco, ricordo che i tribunali sono chiusi fino al 12 maggio, quindi l'elemento per cui adesso non abbiamo ricevuto cause statisticamente non ha grande valore, perché chi volesse andare in tribunale lo troverebbe chiuso, quindi tanto lo vedremo da maggio in poi. Però occorre darci dei criteri, e quindi sempre con la necessaria velocità dell'esposizione, che purtroppo non tiene conto della complessità e della grandezza dei problemi, ecco, credo che ci possiamo tutti ritrovare in questi sei criteri. Questa slide immagino che possa essere utile anche in questi giorni, quindi può essere stampata e tenuta nel cassetto, che in qualche modo sintetizza per punti l'avviso comune che avete già tutti acquisito del 1° aprile, pubblicato insieme dalla FIDAE e dalla GIDAE, che sostanzialmente si basa sui primi quattro punti che vedete sulla slide, che sono quelli in base al quale noi stiamo sostenendo che comunque
almeno in una certa misura, la retta vada pagata e quindi sia giuridicamente sbagliata quell'interpretazione che sta girando per cui la pandemia libererebbe le famiglie dall'obbligo economico verso le scuole. Quindi, quali sono i quattro argomenti che costituiscono un po' la linea del Piave che credo vada difesa per poterci ritrovare tutti l'anno prossimo con le nostre scuole in vita? Ecco, il primo è che la retta scolastica è una retta annuale, cioè anche se il pagamento è frazionato, alcune scuole mensilmente, altre trimestralmente, l'obbligazione del pagamento della retta, come indicano quasi sempre le vostre domande di iscrizione, è annuale e la periodicità è soltanto un frazionamento del pagamento. Se così non fosse e dovessimo accettare la tesi per cui se a marzo non si è fatta scuola non si paga la retta di marzo, allora dovremmo dire che per esempio quando ci sono gli scrutini bisogna pagare una retta doppia perché il personale lavora il doppio del tempo per svolgere una determinata attività. Quindi chiariamo alle famiglie che la retta è annuale e quindi anche se nel singolo mese la prestazione è stata ridotta, nel complesso dell'anno scolastico l'anno rimane valido, e questo è il terzo punto, perché noi operiamo in un quadro regolamentato secondo le indicazioni del Ministero, per cui non si può dire che la scuola non ha assolto alla propria obbligazione perché per alcuni giorni o settimane o mesi è stata chiusa, perché l'anno scolastico è stato svolto regolarmente, tanto che gli alunni potranno passare all'anno scolastico successivo, sicché il corrispondente della retta non è, ripeto, la singola giornata di apertura fisica della scuola, ma è la complessiva validità dell'anno scolastico, anche se eseguito per alcuni periodi in maniera necessitata dal quadro sanitario, punto 4, con la modalità della didattica a distanza, che applicando il linguaggio del codice civile costituisce una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione. Quindi non è vero che se la scuola è fisicamente chiusa non va pagata la retta, perché l'obbligazione è puntualmente assolta, anche se con una modalità alternativa che però consente a chi paga di avere il pacchetto dell'anno scolastico regolarmente garantito dalla scuola. In tutto questo, punto 5, però dobbiamo considerare due fattori che in qualche modo incidono, come abbiamo scritto, in senso opposto, e che caso per caso il gestore deve considerare come elemento che deve indurre necessariamente a un esonero totale o parziale dalla retta, che sono, li abbiamo riportati in maiuscolo, la didattica interrotta e la richiesta di ammortizzatori sociali. Nel comunicato si dice molto chiaramente che la didattica a distanza è una didattica differita che legittima al pagamento della retta, ma se la didattica è interrotta, la retta non si può pagare. La didattica può essere interrotta totalmente, penso ad alcune scuole dell'infanzia in cui non siamo in grado di dare un'attività a distanza, per cui se la scuola è chiusa le famiglie non ricevono nulla o quasi nulla, né possiamo pretendere di affermare che il messaggino con cui la maestra manda i baci ai bambini dice che ha tanta nostalgia può essere didattica a distanza, perché non ci crederebbe nessun magistrato. Ci stanno invece alcune scuole dell'infanzia che sono riuscite magari parzialmente a organizzare un supporto anche didattico a distanza, ma è chiaro che più gli alunni sono piccoli e più l'aspetto di cura del bambino in qualche modo prevale o è altrettanto importante a quello didattico, e lì credo che difficilmente potremo non concedere un esonero dalla retta proporzionato a quanto ciascun istituto riterrà che effettivamente il servizio sia stato ridotto. Stesso discorso riguarda l'ammortizzatore sociale, cioè chiaramente se noi sosteniamo, penso a una secondaria che realizza in modo pieno la didattica online, che il servizio è del tutto equivalente a quello in aula, sarebbe poi incoerente chiedere allo Stato l'integrazione salariale per i docenti sul presupposto del tutto opposto, e cioè che il servizio è stato ridotto. Quindi direi che questo elemento va considerato, per cui più ammortizzatore sociale si chiede e meno è giustificata la richiesta del pagamento integrale della retta. Ma per chiudere questo discorso, punto 6, questi sono solo criteri, ma l'approccio deve essere caso per caso, sia perché ogni scuola, anche nell'ambito della stessa congregazione, ha realtà diverse, know-how tecnologico diverso,
anche livelli di reddito sociali e culturali diversi delle famiglie, per cui per quanto ci sforziamo di definire criteri comuni, direi che sta a voi, nella singola comunità, trovare una soluzione che ci consenta di sopravvivere e di mantenere la pace sociale con le famiglie, sia per evitare il proliferare delle cause, ma anche per non rompere quell'armonia che, se non altro per convincere tutti a riscriversi l'anno prossimo, sarà importante. Ecco, detto questo, ho rubato qualche minuto al tema delle rette, che mi sembra quello che anche guardando i quesiti sia quello più ricorrente. Ecco, per fare qualche cenno al Cura Italia e poi lasciarci nei tempi stabiliti con un po' l'agenda di lavoro per i prossimi mesi. Ecco, dicevamo che ci sono state in queste settimane tantissime norme speciali, cioè legate a questa emergenza, che sono state tutte riassunte poi nel decreto Cura Italia, e su cui poi interverranno i due relatori successivi in modo più specifico, che è stato decreto legge approvato all'indomani dell'emergenza, raccogliendo un po' le norme più importanti, ed è in fase di conversione, per cui per l'inizio di maggio sarà stato convertito in legge, e in quella legge voi troverete sostanzialmente tutti gli strumenti normativi che il governo si è dato per fronteggiare l'emergenza. Ora ovviamente non c'è il tempo di analizzarli tutti, ma dall'altra parte abbiamo curato con gli stessi relatori del webinar di oggi una sinossi sul sito della FIDAE, che è di facile consultazione e che verrà aggiornata man mano che questi provvedimenti saranno poi trasformati in legge ed avremo una norma definitiva. Ma credo che anche guardando in maniera veloce voi la slide, vedete sintetizzati quegli aspetti salienti della normativa di questi giorni. Molti li abbiamo citati come gli ammortizzatori sociali. Molti altri li avete conosciuti come il lavoro agile, come la concessione di periodi di congedo retribuito al 50% per genitori per assistere figli a casa, o il bonus babysitter in alternativa. Segnalo il blocco dei licenziamenti, per cui sappiamo che per 60 giorni non possiamo licenziare, che però, sottolineo, riguarda solo licenziamenti economici, cioè o licenziamento collettivo o quello per giustificato motivo oggettivo, come la contrazione dell'attività, ma il blocco non riguarda i licenziamenti disciplinari. Quindi se qualche dipendente commette delle infrazioni disciplinari, può essere tranquillamente licenziato nonostante il blocco dei licenziamenti per 60 giorni. E poi trovate, scorrendo le slide, un po' l'elenco di tutte le altre misure, ma su quelle non mi soffermo, sia per i motivi che dicevo prima, sia perché a breve saranno convertite in legge, ma molte di queste saranno poi superate o modificate. E quindi volevo, negli ultimi 5 minuti del tempo a mia disposizione, tracciare un po', ecco, l'agenda per il prossimo anno, ma direi anche per i prossimi anni, cioè per la nuova fase che siamo chiamati a vivere, che, utilizzando questo linguaggio degli emoticon che ormai abbiamo tutti assimilati, potrà presentare certamente delle grandi criticità, le abbiamo scritte qui, ma sono evidenti a tutte, ma anche degli elementi positivi. Ecco, mi soffermo sui secondi anche per quell'ottimismo che credo garantisce un po' anche un clima di lavoro che deve essere sereno e costruttivo, perché abbandonarsi alla disperazione sarebbe la peggiore delle soluzioni in questo periodo, e cioè che questa crisi può essere certamente un acceleratore di innovazione. Ci saranno, come ci sono state, misure nazionali e anche comunitarie di sostegno che ci saranno di indispensabile aiuto in questa fase. E se è vero che forse alcune scuole che già erano in condizioni difficili forse chiuderanno, ci saranno molte altre scuole nostre che, sapendosi adeguare alla nuova realtà, certamente potranno trarne anche un vantaggio competitivo, perché non sempre la concorrenza, penso anche alla scuola statale, è in grado di gestire il cambiamento con la qualità, frutto anche dei nostri carismi, che gli istituti sanno mettere in campo. Inoltre, proprio questa mattina ne abbiamo ragionato molto con la presidente della FIDAE, le nostre organizzazioni credo che si stiano impegnando moltissimo
per costruire dei modelli di riferimento per accompagnare gli istituti in questa transizione. Ecco. E quindi credo che questa slide insieme a quella delle rette possa essere quella utile da tenere sul tavolo, che l'abbiamo molto condivisa con la Presidente e con il Consiglio. Ecco. Abbiamo messo in rosso un po' le parole chiave su cui concentrare lo sforzo dei prossimi mesi, a tutti i livelli. Penso per esempio a tutta l'attività di formazione professionale che svolgiamo anche con i corsi Fonder, che probabilmente ci dovrà aiutare rispetto a questi punti. E quindi in questo elenco di 8 passaggi, ecco, trovate, credo, un po' l'agenda di lavoro. Primo punto, come dicevamo prima, la sicurezza. La sicurezza è il problema centrale dei prossimi mesi e non si può, questo lo diciamo con quella fraternità e anche amicizia che c'è nel nostro mondo, non si può pensare di affrontare l'emergenza riaprendo la scuola, che spesso ospita ogni giorno migliaia di persone tra alunni, familiari e lavoratori, anche con quella disinvoltura o leggerezza con cui a volte affrontiamo la tematica della sicurezza, perché fino adesso, non essendo i nostri cantieri industriali, non è stata un'emergenza. E lo dico con altrettanta schiettezza, se nella crisi economica che stiamo vivendo pensiamo di risparmiare sulla sicurezza, è il modo migliore per trovarci imbarcati in un contenzioso civile e penale che sarà enorme. Quindi quando si riapre occorre che il datore di lavoro costruisca dei protocolli rigorosissimi per la sicurezza, coinvolgendo tutte le persone che ne hanno la competenza. Ecco, distanziamento sociale, che sarà un grande problema, e sicuramente attendiamo anche indicazioni del Ministero, ma la FIDA già si sta muovendo per dare delle linee guida da questo punto di vista. Tecnologia, ecco, credo che grandi investimenti vuol dire spendere per averne un ritorno, devono essere sulla tecnologia, non solo acquistare prodotti, ma anche garantire con la formazione le competenze al personale, perché se ho una splendida struttura informatica e poi ho la suora o la maestra che non la sa utilizzare, è inutile aver speso tanti soldi, ma non c'è dubbio che il grande pericolo per le nostre opere è il digital divide, e cioè quel divario digitale tra chi sa usare nuovi strumenti e chi non li sa utilizzare. Ci saranno frequenti stop and go, perché chiaramente l'anno prossimo, a primo contagio, probabilmente la scuola sarà chiusa per alcune settimane, quindi se quest'anno ci siamo fatti travolgere dall'emergenza, l'anno prossimo dobbiamo programmare l'attività già prevedendo dei periodi di interruzione e avendo già stabilito delle modalità per garantire la continuità del servizio. Ecco, state attenti a tutto il discorso valutazione degli apprendimenti, perché una parte del contenzioso non riguarda solo le rette, riguarda anche le contestazioni sulle valutazioni. Quindi abbiamo, con la competenza degli organi collegiali, definito dei criteri di valutazione degli apprendimenti coerenti con gli strumenti che stiamo utilizzando? Io già sento in giro odore di contenzioso. Penso alle famiglie che per esempio diranno: ma io lavoro, non ho potuto seguire mio figlio nella piattaforma e quindi è stato discriminato rispetto a quello che magari ha la mamma casalinga che lo aiuta a fare i compiti con le piattaforme. Quindi è da riprogettare tutto il sistema della valutazione degli apprendimenti con criteri molto chiari da documentare nel piano dell'offerta formativa, perché come sapete abbiamo sempre un grande contenzioso amministrativo sul tema bocciature e valutazioni, e con la didattica a distanza si porranno scenari nuovi. C'è il discorso, che per noi è di enorme importanza, del sostegno. Come poter realizzare a distanza il sostegno? È sempre possibile? Si può chiedere la retta al genitore con il bambino col sostegno se a distanza non siamo riusciti a garantire questo sostegno? È possibile ideare piattaforme o modalità di assistenza ad hoc per le diverse tipologie di disabilità o di disturbi dell'apprendimento? Ecco, non ho, come non ce l'ha nessuno, la risposta, ma credo che questi siano punti che ci dobbiamo porre. Lo smart working, come dicevamo prima, per tutte le problematiche che pone. E ultimo punto, e mi ricollego qui al discorso delle rette, credo che sarà più facile incassare le rette con il convincimento piuttosto che con il costringimento dei genitori, anche perché la crisi economica purtroppo costringerà molti
a non pagare, non per cattiva volontà, ma perché non hanno in tasca i soldi né per mangiare né probabilmente per pagare la retta. E quindi questo nuovo scenario veramente sarà fondamentale. Adesso non chiamiamolo marketing se ci sembra un termine non adatto al carisma delle nostre opere, ma entriamo in uno scenario in cui la capacità di coinvolgere, sensibilizzare e convincere i genitori sarà veramente cruciale. Ecco, quindi io credo che partendo da questi punti, con ottimismo, con serenità e con quel sorriso che non dobbiamo perdere nelle nostre scuole, dobbiamo superare anche la contingenza dei problemi quotidiani che ci siamo posti e riprogettare un po' il DNA del nostro servizio per un futuro che sicuramente è cambiato. E in questo anche quadro normativo, che speriamo di aver sintetizzato in questi minuti, è diverso e richiede scelte diverse da parte del gestore. Ma sicuramente avremo tanti momenti per ritornare su questi temi a partire da martedì prossimo, quando faremo webinar di restituzione. Io mi scuso perché vedo adesso alcune domande, nella piccola colonna a sinistra, ma nonostante anch'io stia cercando di superare il digital divide, la capacità contemporaneamente di parlarvi e di leggere le domande non sono riuscito ad acquisirla, quindi mi riservo per martedì prossimo, insieme agli altri relatori, di poter fornire tutti i chiarimenti. Allora ringrazio per l'ascolto e lascio alla Presidente per l'introduzione del prossimo relatore. Grazie avvocato per la chiarezza di sempre e anche per la vicinanza alle scuole FIDE e la sua competenza. Adesso passiamo la parola a Ettore Ferraro, esperto in ambito lavoristico, che in questi giorni ci ha accompagnato con la sua competenza. E oggi ci farà un po' il punto della situazione su questo aspetto. Grazie, Ettore, e buon intervento. A lei la parola. Ecco, forse adesso l'audio c'è. Do il mio benvenuto a tutti i partecipanti e cercheremo di dare un taglio pratico a questo nostro incontro per capire come muoverci, in questa complessa situazione in cui ci siamo venuti a trovare. Chiaramente nessuno di noi poteva immaginare, che cosa potesse scaturire la problematica del coronavirus, fino a che non ci siamo trovati immersi in situazioni a volte complicate, difficili da uscirne. Si parla molto di ammortizzatori sociali e per quello che riguarda le realtà degli istituti religiosi, questi ammortizzatori sociali si concretizzano la maggior parte nel fondo integrazione salariale, che altro non è che un'emanazione del fondo di solidarietà residuale costituito nel 2014 per, diciamo, aiutare quelle aziende che si trovassero in crisi per determinate situazioni, calo di lavoro, criticità varie e che non potevano utilizzare l'ausilio della cassa integrazione guadagni in quanto strumento adatto e specifico per grandi aziende industriali, manifatturiere e quant'altro. Nel 2016 questo fondo di solidarietà residuale si è trasformato nel fondo di integrazione salariale ed ha abbracciato la maggior parte degli istituti religiosi, perché in effetti vengono esentati dal versamento dei contributi, perché di questo si tratta, soltanto gli istituti che hanno meno di 5 dipendenti. Qui però bisogna fare attenzione perché i 5 dipendenti sono praticamente da considerare per sommatoria, cioè
Cioè, noi non dobbiamo limitarci a vedere quanti dipendenti ci sono nella piccola scuoletta, magari, che abbiamo, dove abbiamo 3 dipendenti, 4 dipendenti, e quindi possiamo ritenere di non essere soggetti alla contribuzione del FIS. I dipendenti, come vedete dalla slide, sono calcolati sulla media occupazionale degli ultimi 6 mesi, ottenuta sommando i dipendenti di tutte le matricole INPS appartenenti allo stesso codice fiscale, anche se con CSC diversi. CSC è il codice statistico contributivo con il quale le varie aziende sono classificate dall'INPS e unitamente ai codici di autorizzazione l'INPS dà le esatte aliquote contributive cui si è soggetti. Pertanto, inizialmente l'INPS d'ufficio, in base alle sue conoscenze delle singole aziende, ha classificato, ha dato dei codici di autorizzazione, lo 0J d'ufficio, a tutti coloro che potenzialmente potevano essere soggetti a questo fondo di integrazione salariale. Poi le singole unità nel loro complesso potevano verificare se soggetti o meno e se si riscontravano in un numero che va dai 6 ai 15 dipendenti sempre complessivamente, avrebbero chiesto il codice di autorizzazione 6G all'INPS e avrebbero cominciato a pagare un'aliquota contributiva in aggiunta ai contributi che già pagano per il fondo pensionistico, per la malattia, la maternità e quant'altro, perché come sappiamo tutte le erogazioni che l'INPS ci fa o quantomeno ci consente di recuperare quando paghiamo gli ammortizzatori o per la malattia o per la maternità ai nostri dipendenti, comunque sono attinti da fondi che sono alimentati con i contributi che voi versate mensilmente. Quindi per quello che riguarda il fondo di integrazione, per aziende con dipendenti da 6 a 15 l'aliquota contributiva complessiva è lo 0,45%, di cui lo 0,15 a carico dei dipendenti. Laddove i dipendenti complessivi, ripeto, sempre per sommatoria di tutte le matricole INPS che avete nelle varie scuole, nelle varie case, nelle varie città, si appartengono allo stesso codice fiscale, si sommano, i dipendenti diventano oltre 15. A quel punto il codice di autorizzazione da richiedere all'INPS è il 2C, e l'aliquota contributiva diventa più alta e diventa lo 0,65%, di cui il 2,17% a carico dei dipendenti. Assodato questo, noi riusciamo a capire se gli ammortizzatori sociali di cui vogliamo usufruire in questo momento di chiusura scolastica deve essere il FIS o deve essere qualcos'altro. Se non siamo soggetti al FIS, allora possiamo intervenire con la cassa integrazione in deroga, che normalmente possono usufruire coloro che sono meno di 5 dipendenti o quelli che sono più di 5 dipendenti ma che non rientrano nella casistica del FIS. Veramente pochi, devo dire, forse nessuno. Vista la straordinaria situazione venutasi a creare, tutte le norme che normalmente devono essere osservate per poter accedere a questi ammortizzatori sono state fortunatamente semplificate e quindi mentre in una situazione ordinaria si sarebbero dovuti attivare dei meccanismi abbastanza complessi, consultazioni sindacali, discussioni con i sindacati, verifica se ci sono le condizioni, non ci sono le condizioni, verbali, allegazione dei verbali alla domanda dell'INPS e forse poi alla fine qualcosa si riusciva a prendere.
Fortunatamente o sfortunatamente, questo è un problema mondiale, quindi c'è poco da discutere, c'è poco da dire forse sì, forse no, e hanno consentito di semplificare le nostre domande e ci hanno evitato di allegare documentazione. Quindi noi, quando andiamo a chiedere il FIS, dobbiamo soltanto entrare sul sito dell'INPS, accedere alla prevista posizione di cassa integrazione o fondo di solidarietà e non far altro che rispondere alle domande, compilare i questionari, i prospetti che sono allegati. Dopodiché la pratica viene istruita dall'INPS, speriamo in tempi brevi. Inizialmente ci sono stati molti problemi per collegarsi al sito, anche perché è stato demandato tutto all'INPS e quindi anche altre situazioni sono gestite dall'INPS e il sito dell'INPS probabilmente non era preparato, come un po' tutti noi, a sopportare una situazione del genere e a un certo punto è collassato. Però adesso piano piano si stanno organizzando e riescono a cominciano a lavorare le pratiche, per cui noi ci troveremo ad essere contattati via mail dall'INPS laddove le nostre pratiche dovessero essere incomplete, dovesse mancare qualche cosa o addirittura prima all'inizio non era possibile annullare, una volta inserita la pratica non si poteva, e magari ci accorgevamo che c'era stato un errore, facile, facilissimo commettere errori in una fase concitata dove neanche gli istituti capiscono bene cosa mettere in FIS e chi mettere in FIS e chi no. E quindi inizialmente noi anche operatori del settore ci siamo trovati in grosse difficoltà per intanto essere veloci, perché inizialmente sembrava che chi arrivasse prima prendesse i fondi. Poi piano piano hanno stemperato un po' il clima, hanno fatto capire che non c'era bisogno, che ci affollavamo tutti nello stesso momento e pertanto abbiamo addirittura 4 mesi di tempo per poter presentare le nostre richieste. È pur vero che è un lusso che non ci possiamo permettere perché gli istituti sono in crisi, c'è tutta la problematica di cui accennava l'avvocato Montemarano, dei genitori che non vogliono pagare la retta e quant'altro. Quindi purtroppo noi, nonostante avessimo il tempo per lavorare con più calma, siamo costretti a correre e sbrigarci. Una questione bisogna attenzionare perché quando si parla di FIS bisogna capire esattamente il monte ore di cui vogliamo o possiamo usufruire. Il fatto che la scuola sia chiusa e che si lavori a distanza non sempre ci consente di accogliere questo istituto, cioè noi dobbiamo avere, dobbiamo essere onesti con noi stessi, dobbiamo avere coscienza di quello che andiamo a chiedere per evitare che un domani chiunque ci possa creare dei problemi. Io suggerisco sempre ai miei istituti di sentire i docenti, parlare con i docenti che stanno lavorando da casa per concordare insieme un eventuale numero di ore che possiamo dire carenti rispetto all'ordinario orario di lavoro che svolge il docente a scuola, e quindi accogliere e affacciarci al fondo di solidarietà. Diversamente, se le scuole fossero così brave, così attrezzate e le lezioni fossero veramente che non dessero segno di nessuna carenza, a quel punto sarebbe difficile andare a chiedere il fondo di integrazione.
sempre per i motivi che ci spiegava l'avvocato Montemarano. Si incorrerebbe in truffa, si sarebbe esposti alle critiche e anche alle cattiverie di qualcuno, e in più si farebbe, diciamo, anche una figura poco piacevole con i dipendenti, che possono pensare che qualcuno si approfitta del loro lavoro. Io penso che, superato il primo momento di criticità, le scuole poi si sono organizzate in qualche maniera. È vero, ci sono degli istituti, chiaramente quelli più grandi, più organizzati, che sono riusciti a sopperire, passato il primo momento di sgomento, si sono attrezzati e hanno messo in piedi delle lezioni vere, e quindi immagino le scuole superiori sono quelle che hanno risentito meno del problema. Il problema del FIS lo si potrebbe trovare nelle piccole scuole, nelle scuole dell'infanzia, nelle sezioni primavera, dove faccio fatica a pensare che un docente possa lavorare 31-37 ore settimanali. Ecco, in queste realtà io penso che, parlandone con i dipendenti, si possa trovare un punto di incontro e stabilire effettivamente, ma questo bisogna far capire ai dipendenti, non deve essere un'inquisizione. Noi non facciamo queste domande perché vogliamo mettere il dito nella piaga e scoprire chissà quali altarini, che il dipendente non sta lavorando o quant'altro. Tra l'altro bisogna anche far capire ai dipendenti che loro saranno pagati regolarmente. Quindi, in un clima sereno e obiettivo, si possono determinare le ore di smart working. Anche qui si apre uno scenario abbastanza variegato. Lo smart working, l'Italia è un po' il fanalino di coda in Europa dell'utilizzo di questo strumento, che tra l'altro ci sta, diciamo, coinvolgendo un po' tutti noi stessi, operatori del settore, ma penso un po' tutti quelli che sono riusciti ad attrezzarsi, lavorano da casa o da studio, e si cerca di comunque portare avanti il lavoro regolarmente. Dicevo, questo smart working, proprio per effetto dell'emergenza e dell'improvvisazione in cui ci si è trovati, è fatto in maniera abbastanza leggera, perché il vero smart working prevede accordi con i dipendenti, puntualizzazioni di come si svolge il lavoro, e va anche fatta una denuncia all'INAIL per questi lavoratori che prestano lavoro da casa. Questo sicuramente anche in questa fase, seppur improvvisa, anche in questa fase va fatta, e sul sito Click Lavoro del governo bisogna attivare nominativamente, dichiarare tutti i lavoratori che lavorano da casa, perché se qualcuno si fa male, poi chi ne risponde? Inoltre, nella informativa che avreste dovuto dare, ma che siete ancora in tempo a dare ai dipendenti, bisogna indicare appunto che quali sono i rischi insiti nel lavoro. Bisogna invitarli ad evitare che ci siano situazioni di pericolo, e diciamo che lo smart working prevede anche una certa libertà di orario, per cui, dicevo, questo che stiamo facendo è una forma molto snella, molto agile, però quando sarà, se saremo obbligati, se cambierà il nostro sistema di lavoro, lo smart working prevede delle misure abbastanza serie e complesse, che vanno osservate alla lettera,
per non vedersi inficiare tutto il lavoro. Questa comunicazione nominativa va fatta a livello congregazione, cioè bisogna vedere quali sono tutti i lavoratori interessati nelle varie attività nello smart working, comunicarlo al Ministero del Lavoro. E purtroppo ad oggi la comunicazione, una volta fatta, non si può più modificare. Io spero che, andando in là, ci diano la possibilità di intervenire su queste dichiarazioni, perché, come dicevo prima, il fatto di correre, di fare tutto in fretta, sicuramente ci porta a commettere degli errori che sono in buona fede, ma che poi vanno rettificati. Praticamente io suggerisco che, laddove ci sono dei consulenti, più consulenti che trattano la stessa congregazione, di far raccogliere a uno di questi, quello principale, quello che cura più case di tutte, quello che normalmente invia la dichiarazione del modello 770 unica per la congregazione, ecco, raccogliere tutti i dati e fare questa denuncia. Per quanto riguarda il... ritorniamo un attimino. Allora, per quanto riguarda la misura del FIS, dovete sapere, e probabilmente ve ne sarete accorti con le buste paga del mese di marzo, dove qualcuno ha avuto delle sorprese perché si aspettava di non pagare o pagare la metà o quant'altro, fermo restando che c'è un accordo sindacale che nel settore scuola prevede che i dipendenti debbano percepire lo stesso stipendio che avrebbero percepito se avessero lavorato e che quindi il datore di lavoro deve integrare al 100%, voi tutti i mesi alla fine pagherete la stessa retribuzione, pur avendo messo in busta paga degli importi che sono a carico dell'INPS. Dovete sapere però che l'INPS non ci riconosce la retribuzione intera che noi dobbiamo ai nostri dipendenti. L'INPS ha dei massimali di sopra dei quali non va. Quindi io qui in questa tabella vi ho messo un esempio di un docente di quarto livello, tempo pieno, al quale abbiamo dato 61 ore di FIS nel mese, e la retribuzione tabellare di questo docente è di 1646,60 euro, con una retribuzione oraria di euro 15,833, che moltiplicato le 61 ore di FIS che io anticipo per conto dell'INPS, mi dà 965,81. L'importo massimo però che ci indennizza l'INPS non va su 1646 il calcolo, ma va su 998,18, che è la retribuzione, il tetto massimo che l'INPS riconosce per le retribuzioni che sono inferiori a 2159 euro. Per le retribuzioni che superano le 2159 euro, l'INPS riconosce un tetto massimo di 1129 euro. Quindi, tornando all'esempio, se io devo pagare 61 euro e devo chiedere rimborso all'INPS, devo 61 ore, chiedo scusa, e devo chiedere rimborso all'INPS, devo fare il calcolo, devo vedere qual è la paga oraria che mi riconosce l'INPS, in questo caso, a fronte delle 15 euro che mi costa il lavoratore, l'INPS mi riconosce 9 euro e qualche spicciolo, moltiplicato 61, che sono le ore perse, noi abbiamo 585 euro che possiamo chiedere a rimborso all'INPS. Quindi, come vedete, non è l'80% di cui tanto si parla e per cui voi vi aspettavate delle buste paga molto più basse, e alla fine diventa un 60% l'importo che riusciamo a recuperare. E di queste 965 euro corrispondenti alle 61
ore perse per il FIS, alla fine voi rimane a vostro carico ancora, oltre le ore che hanno lavorato, dovete rimane a vostro carico l'importo di 380,34. Stesso discorso, per esempio, un addetto alle pulizie a zero ore, perché immaginiamo che per queste figure possiamo, diciamo, prefigurarci che ci siano assenze totali dal lavoro, una volta chiusa la scuola, finite le ultime pulizie, e gli addetti alle pulizie non ha più senso che vengano, e quindi riusciamo a metterli in todo in FIS a zero ore. La retribuzione tabellare mensile di un'ausiliaria da contratto a GIDE è di 1.513 euro. L'importo massimo indennizzabile dall'INPS è sempre di 998 euro e quindi a vostro carico rimane ancora l'importo di 515 rispetto alle 998 che abbiamo recuperato dall'INPS. Il problema del recupero anche qui si fa sentire, perché ancora non abbiamo i codici per poter recuperare questi importi sull'F24. Dovete sapere che io penso quasi tutti i miei colleghi abbiano tardato questo mese nel consegnarvi i cedolini paga. Noi stessi ancora oggi stiamo correndo appresso ad alcune situazioni per chiudere definitivamente il mese. E questo perché? Perché registrando nel cedolino paga l'importo erogato conto INPS, si generano dei codici che vanno sull'UniEMS che l'INPS, da cui l'INPS capisce quali sono gli importi che noi dobbiamo recuperare e con i quali poi farà i suoi controlli rispetto a quanto andremo a pagare. La macchina dell'INPS, come dicevo, è super oberata di lavoro e ancora non riesce a darci questi codici. Questo mese penso che pagherete regolarmente i contributi, a meno che non utilizziate lo slittamento, la proroga, della quale poi magari vi parla il ragionier De Agostinis. Se voi ritenete non accogliere questa proroga per non avere problemi nei mesi successivi, altri pensieri, altre preoccupazioni, questo mese dovrete pagare i contributi per intero, fermo restando che sulle quote anticipate per conto dell'INPS non si pagano i contributi, e magari ci auguriamo che per il prossimo mese l'INPS ci metta in condizione di recuperare non solo quello che andremo ad anticipare nel mese di aprile, ma anche quello che abbiamo anticipato in marzo e che non siamo riusciti a prendere, perché per la mancanza dei codici. Poi, quindi dicevo, questione smart working, questione FIS, valutiamo bene, facciamo un discorso reale sulla situazione, se è vera o non è vera, delle ore prestate dai docenti. È vero che se noi parliamo con loro così inizialmente, sicuramente ci dicono che stanno lavorando più di prima, ma questo, ripeto, nelle piccole realtà, nelle scuole dell'infanzia, negli asili nido, come fanno a dire una cosa del genere? Sicuramente sarà una situazione nuova, problematica, anche perché non tutti hanno gli strumenti per poter mettere in piedi una piattaforma per lavorare il numero di ore necessarie, e quindi diciamo che legittimamente credo che si possa ridurre l'orario di lavoro e metterlo in FIS, anche perché molto abbastanza dell'orario di lavoro che si utilizza per preparare il materiale, come giustamente diceva l'avvocato Montemarano, fa parte della funzione docente.
quindi non possiamo considerarla ora di lavoro aggiuntiva. L'ora di lavoro, la lezione che facciamo, alla fine è quella l'ora che si sta lavorando. Sì, consideriamo tutte le difficoltà, tutto quanto, però credo che col buon senso si riesca poi a stilare un orario che possa andare bene per tutti, sia come FIS, sia come smart working. Allora, qualcuno si chiederà appunto, ma durante le ore del FIS, durante questi mesi, la maturazione delle ferie, del ROL e delle varie indennità, come avviene? E lo vediamo con questa slide. Per quello che riguarda ferie e ROL, se il FIS è a zero, cioè se non hanno lavorato per niente, in questo caso non maturano. Mentre se il FIS è parziale, quindi c'è stata una parte di lavoro e una parte di non lavoro, maturano le ferie e il ROL, maturano se lavorano più di 15 giorni. Per quello che riguarda i permessi 104, non maturano nel FIS a zero e maturano nel FIS parziale. Come tutti certamente saprete, per i mesi di marzo ed aprile sono stati concessi ulteriori 12 giorni di permessi complessivi che il dipendente può prendere in aggiunta ai 3 giorni di permesso ordinari di cui usufruiva. Per far questo, il dipendente non deve far altro che fare una richiesta, una comunicazione all'istituto dove appunto rappresenta la sua necessità di usufruire di questi giorni. Chiaramente conviene che prendano questi giorni piuttosto che andare subito in cassa integrazione. Quindi se il dipendente ci fa questa richiesta, ma magari non ce la fa, glielo ricordiamo che esiste questa possibilità, sicuramente è meglio prendere i permessi aggiuntivi e poi partire con la cassa integrazione, che comunque per voi è un costo, mentre i permessi 104 sono recuperati interamente dai contributi INPS. Per quello che riguarda le festività, con i FIS a zero sono integrabili nei limiti dell'orario previsti dal CCNL e quindi rientrano nel FIS. Per quello che riguarda il FIS parziale, invece, rimangono a carico del datore di lavoro. La tredicesima, sempre nel FIS a zero, non matura, mentre nel FIS parziale matura in proporzione al tempo lavorato. Per quello che concerne la malattia, se si verifica durante il periodo di sospensione, non viene considerata la malattia anche in presenza di certificato medico, ma prevale il FIS, quindi si continua a rimanere in fondo di integrazione salariale, mentre per il FIS parziale prevale la malattia. Quindi laddove un lavoratore sta in FIS, poi sospende perché lavora e poi va in malattia, in questo caso prevale la malattia. Per quello che concerne invece le detrazioni fiscali, il bonus Renzi, in FIS a zero e pagamento diretto da parte dell'INPS le calcola l'INPS. Perché voi sapete che è possibile che il FIS non sia anticipato laddove non ci siano accordi diversi, come nel caso nostro, potrebbe essere pagato direttamente dall'INPS. In quel caso le detrazioni fiscali bonus Renzi li calcola l'INPS. E se il pagamento invece è anticipato dall'azienda, di questo FIS a zero, le detrazioni fiscali bonus Renzi vengono calcolati dal datore di lavoro. Nel FIS parziale invece calcola tutto il datore di lavoro. Per quello che concerne la maternità, sia nel caso del FIS a zero che nel FIS parziale, prevale sul FIS la maternità e la lavoratrice ha facoltà di decidere se avvalersi o meno del congedo parentale.
che tra l'altro adesso è stato anche ampliato. C'è la possibilità di 15 giorni a 50% che potrebbero usufruire l'uno o l'altro genitore, ma questo è solo su richiesta del lavoratore e quindi ritengo anche poco probabile che un lavoratore, piuttosto che una cassa integrazione, preferisca il congedo parentale, visto che viene pagato al 50%. In caso di congedo matrimoniale, spetta la normale retribuzione anche se si è in fis. E il TFR matura per intero. Quindi per queste slide io avrei un attimino finito. Vediamo un attimino. Parlavamo dell'ulteriore possibilità dove non si tratta di fis. Sicuramente, vediamo se riesco. Dove non si tratta di FIS può esserci la cassa in deroga. In questa cassa in deroga possono accedervi. Allora, chiedo scusa, ma c'è qualcosa che non funziona bene. Per la cassa in deroga possono accedere i datori di lavoro al di sotto dei 5 dipendenti o quelli con più di 5 che non possono utilizzare il FIS o la cassa integrazione ordinaria. Il periodo massimo è di 9 settimane, ma questo vale anche per il FIS, anche se speriamo che ci diano delle proroghe, perché chiaramente inizialmente era previsto un periodo che sembrava potesse essere sufficiente a coprire i fermi scolastici, ma ovviamente tutto ciò non si è più verificato, quindi stiamo attendendo che ci diano anche una proroga di queste 9 settimane che sinceramente sono un po' poche. Per accedere alla cassa integrazione in deroga bisogna utilizzare la piattaforma della regione interessata e caricare tutti i dati richiesti. No, io non riesco a ampliare questa. No. Allora, chiedo scusa, volevo ampliare, levare questa, ma non ci riesco per il momento. E dicevo, bisogna scaricare il modulo precompilato, completarlo e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante, inviarlo alla regione a mezzo PEC unitamente agli allegati richiesti. La regione in questo caso istruisce la domanda secondo l'ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore da quando rilascia l'autorizzazione. Inoltre la pratica NILS per il pagamento che comunque sarà subordinato alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto legge 18-2020. Nel contempo il datore di lavoro invia il modello SR41 all'INPS. Allora, vediamo se non riesco a rientrare nella piattaforma. Allora. Io avrei terminato se non ci sono altre domande. Chiedo all'organizzatore di riprendere la parola, magari, e passarla al prossimo relatore. La ringrazio Ettore Ferraro per questo suo intervento, molto chiaro, molto preciso. E visto alcune domande poste dai partecipanti, confermo che che saranno messe a disposizione dei partecipanti sia le slide presentate, ma anche e soprattutto la registrazione. Saranno messe a disposizione dopo martedì 21, che ricordo ci sarà un nuovo incontro con i relatori dove risponderanno a tutte le vostre domande che avete posto oggi, ma anche quelle che farete pervenire all'indirizzo webinar@fis.it.
fidae.it, poi lo ricorderemo ancora. Ringrazio ancora Ettore Ferraro per questo suo intervento, ma soprattutto per come ci sta accompagnando in questo periodo di tante domande e non sempre le risposte pronte, proprio perché siamo in una continua evoluzione. Grazie per il cammino che sta facendo con noi. E volentieri. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene, adesso passiamo la parola al nostro relatore, Angelo Agostinis, esperto in ambito fiscale. Anche lui ringrazio per come ci sta accompagnando in questo periodo e dove insieme cerchiamo di dare alle scuole risposte certe, ecco, in una normativa che si evolve minuto per minuto alle nostre scuole. E grazie, a lei la parola, chiedo magari di passarlo come relatore e togliere lo schermo condiviso del relatore principale precedente. Buon intervento e ancora un caro saluto a tutti, prego. Grazie, innanzitutto grazie e buon pomeriggio. A me tocca la parte meno onerosa, onestamente, perché voi capite perfettamente che in materia fiscale in questo momento convulso non è che ci siano stati grandi provvedimenti, o provvedimenti molto significativi, se non ovviamente quello di far fronte al blocco delle attività da parte dei soggetti delle imprese, allungando i tempi di pagamento dei contributi, degli IVA e compagnia e altre cose. In questo momento è evidente che le scuole dovranno affrontare le due problematiche fondamentali: da un lato quello di mettersi in confronto con i genitori facendo capire a loro quelli che sono i costi veri di gestione. Ovviamente l'avvocato Montemarano ha sottolineato e la ragione Ferrara l'ha evidenziato, l'80% famoso in verità o tanto non è, perciò in una logica anche di relazione con i genitori, questo è il punto fondamentale su quale porre la logica degli interventi. Difficoltà oggettive, evidentemente non c'è la possibilità di avere un contatto come siamo abituati ad avere, un colloquio diretto con i genitori, ma evidentemente sarà necessario predisporre delle documentazioni con delle documentazioni di basi simili per le diverse realtà scolastiche, perché ovviamente i problemi di questi sono problemi generali, sono problemi di tutti. Fatto questa premessa, quella che a me preoccupa ovviamente in questo contesto è la gestione fiscale, ma anche finanziaria, delle congregazioni. Confesso che gli interventi da parte dello Stato, del governo, che è quello cioè di rinviare i pagamenti, mi preoccupano veramente pesantemente. Perché? Perché in verità il rinvio di pagamento non è che non si deve più pagare, ci ritroveremo nei mesi, soprattutto nei mesi di giugno, ad avere, se si rinviano i pagamenti, avere degli aggravi economici decisamente molto molto consistenti. Io onestamente ho raccomandato ai miei clienti, sì, nei limiti ovviamente delle possibilità, di cercare di procedere con le vecchie scadenze. Perché? Perché mentre per altre realtà produttive può essere utile un rinvio, perché nella speranza della ripresa si possa poi recuperare, sarà maggio, sarà giugno, sarà quando sarà, ma è un ciclo produttivo che consente anche un finanziamento della gestione stessa. Per quanto riguarda l'attività scolastica, è evidente che a giugno comunque l'attività scolastica finisce. E abbiamo davanti a noi che cosa? Maggio-giugno, che però non sappiamo se avremo o meno un'attività completa, anzi, sempre più sembra evidente che se ne riparlerà in quel di settembre. Quello che mi interessava, perché ho avuto richieste di chiarimenti in questo senso, affrontare i due provvedimenti, i decreti legge, che hanno creato un po' di confusione. Uno riguarda, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo, che riguarda i pagamenti da effettuarsi relativi ai contributi fissati, contributi ritenuti cioè alla fonte, IVA, contributi previdenziali e INAIL, relativi al mese di marzo e mesi di poi anche quelli del mese di aprile. Allora, per quanto riguarda l'ultimo provvedimento, cioè il versamento per quanto riguarda appunto il mese di marzo da effettuarsi entro aprile, c'è la possibilità di avere la sospensione, però a condizione che
ci sia, per quanto riguarda i 50 milioni di fatturato, ci sia una riduzione concreta dell'IVA, ai fini dell'IVA, perciò si parla di corrispettivo di fatturato, non più di ricavi, questo ha reso le cose molto più semplici, pari almeno al 33%. Ovviamente questo riguarda, ripeto, i mesi di marzo con i versamenti di aprile e poi i mesi di aprile con i versamenti di maggio. Queste mensilità, se i ricavi rapportati ai mesi dell'anno precedente, cioè sostanzialmente che cosa? Bisogna confrontare il mese di marzo 2019 col mese di marzo del 2020. Se i corrispettivi o il fatturato è inferiore del 33%, a questo punto, come dicevo prima, le ritenute alla fonte, l'IVA e i contributi previdenziali e l'INAIL possono essere pagati e prorogati entro il 30 di giugno. Possono essere, perciò uno se ha la disponibilità, direi anche svolge un'attività che consente di superare questi momenti tragici, può fare tranquillamente il versamento nei termini usuali, ottenendo due risultati. Primo, di non trovarsi a giugno pesantemente appesantito sotto il profilo della disponibilità finanziaria. E dall'altro anche aiutiamo anche direttamente quelle che sono le disponibilità finanziarie dello Stato italiano. Questa è la realtà. C'è una cosa che invece mi preoccupa e in questo senso, fra parentesi, il decreto ha previsto, ma è passato, aveva previsto la possibilità, voi vi ricordate, che è stato prorogato per coloro che erano obbligati a versare per il mese di febbraio, di versare entro il 16 del 3, poi prorogato il termine al 20 di marzo, cioè chi aveva praticamente un volume d'affari superiore ai 2 milioni, hanno ripristinato un termine di considerato tempestivo al 14 di aprile, 14 di aprile è già passato, perciò poco ci interessa. Guardiamo invece altre due cose che mi premono abbastanza. Cioè, innanzitutto, vi sarà forse capitato che vi sarà arrivato da parte dei lavoratori autonomi una richiesta di non applicazione delle ritenute del famoso 20%. Questo è fattibile perché infatti il decreto legge 23 del 2020, all'articolo 19, prevede la possibilità per i lavoratori autonomi di non vedersi applicare la ritenuta da conto per il quantum percepito dal 17 marzo al 31 di maggio. Questo l'hanno fatto evidentemente per non gravare finanziariamente, cioè dà la possibilità ai lavoratori autonomi di acquisire il 100%, però per poterlo fare ci vogliono due condizioni. Primo, se la fattura deve essere ancora emessa, chiaramente la fattura che verrà emessa deve essere citato l'aliquota e non applicazione del 20% e riferimento di legge che ne consente l'esenzione. Nell'ipotesi invece che la fattura sia già stata emessa, per vedersi non applicare all'atto del pagamento la ritenuta del 20%, è necessario che il professionista ne faccia una regolare dichiarazione. Perché? Perché poi toccherà al professionista, al lavoratore autonomo, provvedere lui direttamente al versamento della ritenuta da conto. Ciò è chiaro che il committente deve avere la certezza che l'onere della ritenuta del versamento spetta a lui e conseguentemente si possa considerare esonerato. Per quanto riguarda poi il modello CU, voi vi ricordate che c'era naturalmente l'obbligo di consegnarlo entro il 31 marzo, adesso abbiamo la proroga al 30 di aprile. Questo ci consente anche, ci sono stati casi di difficoltà oggettiva proprio di spedizione di invio telematico del modello Q, adesso abbiamo tempo fino a fine mese e qui va bene. Altra cosa che hanno modificato proprio in queste ultime settimane riguarda banalmente sulle fatture elettroniche. Cioè, noi sappiamo che con la finanziaria, con dicembre, avevano già previsto di poter versare ogni semestre l'importo generato dalla fatturazione. Sappiamo che fatturazione elettronica, evidentemente la marca da bollo non si applica più perché e si versa invece, appunto, si doveva versare ogni 6 mesi. Adesso hanno modificato ancora. E cosa hanno detto? Sostanzialmente questo. Il pagamento deve essere fatto con un conteggio trimestrale. Però se il primo trimestre non si va complessivamente a superare i 250 euro,
il versamento per il bollo relativo alla fatturazione elettronica viene spostato poi al trimestre successivo. Se anche questo non si va a superare 250 euro, si versa tutto con il terzo trimestre. Perciò, dopo settembre, ottobre si versa. E qui va bene. C'è invece un aspetto importante che riguarda la riduzione sostanziale dell'acconto di giugno col metodo previsionale. Cioè, noi sappiamo che solitamente, considerato l'andamento abbastanza scorrevole, fra virgolette, delle attività scolastiche, anche ci siano dei grandi attivati, cioè, o si chiude oppure si rimane aperti, il versamento delle imposte a giugno era calcolato in base alla storicità dell'anno precedente. Qui adesso è importante, invece viene dato la possibilità, in considerazione del fatto che chiaramente tenete presente che l'acconto di giugno prevede il saldo del 2019 e poi prevede ovviamente l'acconto per l'anno in corso. Considerato che l'anno in corso è evidentemente, stante la chiusura delle scuole, ci sarà una riduzione comunque, non è pensabile che tutti i genitori paghino al 100%, le motivazioni le abbiamo già sentite, è evidente, è previsto appunto la possibilità di applicare sullo storico l'80% a titolo di primo acconto. Questo è molto importante. Intendiamoci, questi provvedimenti sono provvedimenti che poi dovranno avere una rivisitazione, una conferma in sede di approvazione, perciò tutto questo che noi diciamo evidentemente è quello che c'è oggi, poi nel corso del dibattito si spera parlamentare si riesca anche a ottenere diverse visioni e sicuramente a mio modesto avviso in relazione anche a quelli che saranno i possibili, speriamo consistenti contributi da parte della comunità europea, di aiuti da parte della comunità europea, evidentemente il governo prenderà le decisioni economiche proporzionate e relative alle difficoltà del momento. È chiaro che voi vi ricordate perfettamente quello che come è stato difficile l'anno scorso completare il bilancio per l'anno in corso, no? Le difficoltà avute con la comunità europea, difficoltà del sforamento di bilancio, è evidentemente che oggi come oggi una situazione che è precipitata in modo imprevedibile da parte di chiunque, siamo necessariamente legati a quelle che saranno le decisioni a livello europeo, speriamo che ci sia intelligenza e comprensione e la capacità anche di guardare il futuro. Arriviamo invece il discorso che mi preoccupa un altro pochino, che riguarda il discorso delle ritenute. Voi ricordate la normativa sulle ritenute fiscali degli appaltatori. Allora, sono situazioni abbastanza limitate, porto un esempio classico e con quello poi andiamo anche a spiegare, a regolamentare quelle che sono le impostazioni di carattere formale. Noi sappiamo che c'è la responsabilità da parte del committente in caso di appalto di prestazioni eseguite all'interno o con strumenti del committente stesso. L'esempio classico è la scuola o la casa di riposo e al suo interno anche la cucina, la produzione pasti che viene gestita da un soggetto terzo. E allora, noi sappiamo che per quanto riguarda appunto l'appaltatore, già a livello di garanzie per lavoratori dipendenti, cioè retribuzione, contributo, il committente ha la piena responsabilità. Per quanto riguarda invece le ritenute fiscali, e queste non c'era nessuna corresponsabilità diretta da parte del committente. Perciò la normativa ha affrontato questa problematica. Dal 1 gennaio di quest'anno impone all'appaltatore di dimostrare al committente la regolarità dei versamenti fiscali sostanzialmente per i lavoratori dipendenti, salvo che non riesca a ottenere il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di quel famoso documento DURF, cioè documento unico di regolarità fiscale. Un documento unico di regolarità fiscale che avrà una durata di 4 mesi. In questo momento è stato prorogato, questo dal 1 gennaio al 30 aprile, è stato prorogato di altri 2 mesi, poi perché chiaramente l'Agenzia delle Entrate ha altre cose a cui pensare. Con il documento rilasciato all'Agenzia delle Entrate, cioè il documento di regolarità fiscale, il committente non ha più l'onere
di andare a verificare il corretto versamento dell'appaltatore, e questo evidentemente va a semplificare la vita alla grande. Chi invece non riesce a ottenere il documento per varie motivazioni, può essere molto banale, o che ha un contenzioso aperto, oppure che ha iniziato l'attività da meno di 2 anni, cioè, il decreto lo prevede, e quello ci impone la responsabilità di andare a verificare la regolarità dei versamenti. Il problema sta là, che naturalmente anche l'appaltatore può aver ottenuto l'agevolazione del rinvio dei versamenti degli F24, conseguentemente, considerato che il periodo di transizione concesso era fino al 30 di aprile, c'è una specie di ragionevole comprensione da parte dell'Agenzia delle Entrate, concede questo spazio. Dopo il 30 aprile è evidente che il committente deve procedere al controllo della regolarità dei versamenti da parte dell'appaltatore. E allora, in sintesi, o l'appaltatore produce un regolare documento di regolarità fiscale e lì siamo a posto. Oppure, se non ha questa possibilità, deve dichiarare quantomeno, per poter avere un altro mese di proroga, deve dichiarare quantomeno chi ha, essendo un soggetto con un volume d'affari inferiore ai 2 milioni, ha inteso e intende rinviare il pagamento degli F24, così come prevede la norma generale in materia di sospensione dei pagamenti. Questo è un aspetto molto delicato, perché, ripeto, sarà soggetto anche a particolari controlli, insomma, in questo senso dunque deve essere visto con adeguata attenzione. Da parte mia devo sottolineare ovviamente che il Ministero, al di là della sospensione, il Governo, al di là della sospensione dei versamenti, in questo momento non può fare grandi cose. Perciò in questo settore, in questo senso, non aspettiamoci granché. Ci sono dei piccoli interventi, dei bonus fiscali, per esempio, per quanto riguarda l'approvvigionamento come credito d'imposta delle mascherine per le pulizie, però anche qua parliamoci chiaro. Qui è previsto una spesa massima per soggetto giuridico di 20.000 euro, però hanno preventivato come possibilità di spesa 50 milioni all'anno. Voi capite che 50 milioni all'anno sono delle cifre decisamente, decisamente modeste. Come andrà a finire? Non lo so. Ecco, sono convinto anche, onestamente, che nel momento in cui ci sarà riconversione in legge, nel momento in cui le cose prima o poi dovranno anche calmarsi, perché non ci sono alternative, tutto passa, il governo dovrà prendere atto della situazione oggettiva del momento. Cioè, noi oggi non sappiamo come andrà a finire. Tutto è legato evidentemente alla possibilità da parte delle imprese di ricominciare a lavorare. Finché non si ricomincia, se non si ricomincia a lavorare, non si riesce neanche evidentemente a produrre, pagare gli stipendi, pagare le retribuzioni, si blocca tutto. Quando si ricomincerà? Nessuno lo sa. Noi sappiamo adesso il termine è stato inviato prima il 3 di maggio e dopo qualcosa ne uscirà. Qualche impresa ha già cominciato a produrre, però evidentemente questo perché ha autorizzato oppure per il silenzio assenso presentato a suo tempo dalla prefettura, ma diciamo che va molto a macchia di leopardo. Ci sono settori dove chiaramente non si discute per niente, pensiamo banalmente al settore turistico, alberghiere e quant'altro, non sappiamo come andrà a finire quest'estate. Credo che anche il governo sia impedito dalle difficoltà finanziarie che sono evidenti e note a tutti, non sono difficoltà di oggi in verità. Sono anni che ci portiamo appresso delle difficoltà gestionali sotto profilo economico-fiscale del paese. Insomma. E soprattutto, evidentemente, alla fine di questa situazione, cioè praticamente verso giugno-luglio, si dovrà rifare un po' il conteggio, rivedere un pochino come sono andate effettivamente le cose, perché, ripeto, sia per le proroghe delle scadenze, sia perché evidentemente in altre faccende faccendate non credo che ci sia stata una possibilità di affrontare la problematica cosa facciamo domani mattina. Già si è presi abbastanza e alla grande per affrontare le problematiche generate dall'oggi. Allora, anche qui, in materia fiscale, prepariamoci ad avere un sacco di cose che non sono per il momento prevedibili. L'unica cosa certa che abbiamo oggi
sono quelle naturalmente della proroga dei versamenti, della modifica dello scadenziario, ma sono versamenti sospesi, sono versamenti che dovranno essere affrontati. Qui sta l'intelligenza della gestione, evidentemente a valutare quelli che potrebbero essere i futuri incassi da parte della rete, perché il problema di base è questo. Avete già avuto il sentore chiaro da parte anche del Giovanni Ferraro quanto è effettivamente il rientro, il recupero come cassa integrazione. Il contratto e l'accordo del CITE prevede l'obbligatorietà di versare il 100% ai lavoratori dipendenti, ma tra quello che materialmente l'INPS va a erogare come cassa integrazione e quello che si dovrà dare per il contratto del CITE ai lavoratori dipendenti, voi vedete una differenza consistente, non è l'80%, è molto di più. Ma so, la mia raccomandazione è questa, preso atto che ci sono comunque queste sospensioni, però se siete in grado di farlo, versate, perché sicuramente a giugno vi troverete in una situazione di grande difficoltà. Ecco, io onestamente su questo argomento non avrei molto di più. Richiamerei, sì, direi definita anche la mia conversazione. Ovviamente aspettiamo di poter avere richieste concrete e specifiche da parte vostra, e in quella di martedì andremo a affrontare complessivamente, e vi ringrazio per la vostra pazienza. Ecco, ringraziamo anche Angelo Agostinis per il suo intervento, per la sua chiarezza. Oggi veramente, ecco, grazie ai tre relatori abbiamo avuto un quadro abbastanza chiaro della situazione attuale in ambito legale, fiscale e lavoristico. Abbiamo detto, come è stato anche ben sottolineato, è una normativa in continua evoluzione. La FIDE continuerà ad essere vicino appunto con quella Sinosti e quelle FAC che fin dal primo giorno abbiamo proposto e aggiorniamo quotidianamente. E abbiamo raccolto le vostre domande che avete inserito qui a destra. Vi invitiamo ad inviare domande entro i prossimi due giorni all'indirizzo webinar@fidae.it. E martedì 21 alle ore 10 ritroveremo i nostri relatori Ettore Ferraro, Emanuele Montemarano e Angelo Agostinis, che daranno risposta ai nostri interrogativi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi annuncio che poche ore fa la FIDE ha lanciato un nuovo webinar sulla comunicazione e su come avere una comunicazione efficace ed efficiente, che è la base preliminare per un'efficace didattica a distanza. Troverete le indicazioni sul sito. Appena, ecco, giusto una nota, abbiamo superato già i 60 iscritti dopo un'ora che abbiamo pubblicato il webinar. A noi fa piacere, è il modo perché la FIDE si renda vicino alle scuole e alle scuole tutte. Ecco, e ringrazio ancora per l'attenzione e ricordo anche che l'attestato e il materiale sarà disponibile dopo l'incontro di martedì 21. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Mi sembra che sia andata bene, vero? Non abbiamo avuto problemi. Assolutamente no, è andata benissimo, credo. Tutti, e stamattina ci incontriamo per concludere il webinar che abbiamo proposto la settimana scorsa sulle indicazioni normative per gestire il presente e programmare il prossimo futuro in questa situazione emergenziale dovuta al Covid-19. Ci siamo dati questo appuntamento per rispondere con tranquillità alle domande poste dai partecipanti. Le domande sono state raccolte durante il webinar e anche attraverso un indirizzo mail.
ringrazio ancora una volta per la vicinanza, per la competenza e per il sostegno l'avvocato Emanuele Montemarano, il ragioniere Angelo Agostinis, il ragioniere Ettore Ferraro, proprio perché ci stanno accompagnando in questo momento molto delicato. E grazie anche a loro noi riusciamo ad aggiornare costantemente la sinossi sul nostro sito www.fidae.it. E stamattina procederemo in questo modo. Dopo questo mio saluto introduttivo, do la parola a Ettore Ferraro e a Emanuele Montemarano, che nel lasciare scorrere alcune slide che riportano le risposte ai vostri quesiti, interagiscono per l'aspetto legale e l'aspetto lavoristico. Poi daremo la parola ad Angelo Agostinis per quanto riguarda le domande da voi poste sull'aspetto fiscale. Poi concluderemo con un saluto. Grazie a tutti per la presenza, grazie ai relatori per la loro presenza e vi auguro una buona mattinata. Grazie Presidente. Allora avvio io l'esposizione, come d'accordi con il ragionier Ferraro, con il quale abbiamo condiviso la preparazione dei materiali, poiché la maggior parte dei punti sono di comune interesse per ciascun quesito, ne abbiamo individuati una decina dalle vostre numerose domande. Ci sarà prima una veloce presentazione in chiave giuridica, poi un completamento per quanto riguarda l'ambito lavoristico. Ovviamente i partecipanti sono gli stessi, quindi ricorderanno tutte le premesse normative che abbiamo condiviso nel precedente webinar. Oggi ovviamente sarà una restituzione più veloce, ma il testo scritto delle risposte sarà reso pubblico attraverso il sito. Ecco, prima di entrare in ciascuno dei quesiti, ovviamente è necessario premettere che tutte le risposte sono sempre delle semplificazioni, come tali vanno interpretate, perché ci siamo detti che la materia è non solo estremamente complessa e anche magmatica, perché è un continuo divenire di provvedimenti e di interpretazioni rispetto a una situazione di fatto, quella del Covid, che non essendo ovviamente prevedibile nel momento in cui le norme in vigore, tranne quelle d'urgenza, sono state prodotte, ovviamente bisognerà aspettare nel tempo che maturi anche un'interpretazione di come tutta la vicenda deve essere giuridicamente risolta, e l'interpretazione, come sapete, in Italia la danno i magistrati con le sentenze. Quindi fino a che non ci sarà un contenzioso, soprattutto sugli ambiti che più vi hanno interessato, come era ovvio, vale a dire le rette, i rapporti di lavoro, l'acquisto e rimborso dei pacchetti turistici, tutto quello che oggi diremo sconta intanto la semplificazione di risposte che non possono dare che orientamenti, ma anche la necessità che negli anni si formi e si radichi una giurisprudenza su questo aspetto. Ecco, ciò premesso e ci sembrava necessario, passiamo in rassegna i 10 quesiti che abbiamo ricavato dalle tante domande, che peraltro poi corrispondono a quelle che anche in maniera informale quotidianamente vengono poste. Ecco, c'è un primo quesito che accorpa un po' le varie domande che sono giunte sull'acquisto dei pacchetti turistici. Se ricordate le slide del precedente webinar, tutta quell'area di cosa succede ai contratti, anche perché ovviamente ciascuno di noi è coinvolto e quindi, per lo stesso motivo per cui i nostri istituti giustamente rivendicano le rette, i fornitori che hanno già speso dei soldi per i pacchetti turistici ci chiedono o fanno resistenza nel restituire quello che noi richiediamo, o magari nel volerci dare dei voucher piuttosto che la restituzione di quanto è stato anticipato. Ecco, e come potrete vedere dalla risposta scritta, io premetto sempre che per ragioni di tempo non riusciamo neanche a leggere tutte le risposte, ma tanto saranno pubblicate, è importante dare velocemente il quadro di riferimento, e anche in questo ambito, come in tutti quelli relativi al Covid, dobbiamo vedere prima qual è il principio generale di diritto e poi come la normativa emergenziale eventualmente permette di derogare al principio generale. Ecco, allora, per il discorso
che riguarda le gite scolastiche o le attività equiparabili, dobbiamo distinguere sostanzialmente due casi, perché rispondono a due normative diverse. Il primo caso è quello in cui l'istituto abbia acquistato, come normalmente accade, ma non sempre per le gite, l'intero pacchetto turistico. In questo caso c'è il codice del turismo che prevede, l'articolo 41 del decreto 79 del 2011, una norma generale, cioè che si può recedere dal contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto, ma dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, sicché nell'ipotesi generale pre-Covid il recesso avrebbe dovuto comportare per il gestore la restituzione almeno delle spese che già erano state sostenute da parte dell'agenzia che si incaricava di fornirci il pacchetto turistico. Ometto, perché non ci interessa adesso, come si calcolano queste spese, come si giustificano, anche perché ovviamente si deve poi guardare i singoli contratti stipulati per i pacchetti turistici. Ma vengo al secondo paragrafo, che è quello legato al Covid, e cioè la deroga a questo principio, la cui applicazione sarebbe ovviamente sfavorevole per l'istituto, al principio generale. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie, dice il codice del turismo, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, si ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere le spese di recesso e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Ecco, se questo è il principio generale previsto dal codice del turismo, non vi è dubbio che in qualunque luogo dell'Italia o del mondo fosse stata organizzata la gita scolastica o l'altra attività di natura didattica promossa dalla scuola, rientrerebbe in questa fattispecie, che quindi legittima la richiesta dell'istituto di rimborso di quanto anticipato, poiché è uno degli effetti della dichiarazione di pandemia, cioè che in tutto il mondo esiste una circostanza straordinaria che non rende fruibile il pacchetto turistico già acquistato. Anzi, aggiungo che forse uno dei motivi per cui si è ritardata la dichiarazione di pandemia a livello mondiale è proprio le conseguenze sui contratti di una fattispecie di questo tipo. E quindi riteniamo fondata la richiesta degli istituti, e speriamo qua di aver scritto anche in modo chiaro le ragioni giuridiche da opporre a chi magari fa resistenza nell'accogliere la nostra domanda, perché per i pacchetti turistici la normativa è chiara, sicché l'istituto, non potendo fruire per ragioni straordinarie e imprevedibili di quanto acquistato, ha diritto al rimborso di quanto è stato corrisposto. Ripeto, poi la complessità della vicenda non ci permette adesso di entrare in tutti i dettagli, ma molti istituti ci chiedono: posso io rifiutare il voucher e dire non lo voglio, pretendo invece la restituzione in denaro liquido di quello che ho versato? E qui bisogna guardare l'aspetto pratico, non accademico, del diritto. Anche i nostri fornitori, come noi, hanno problemi di liquidità. Ovviamente, se non ci mettiamo d'accordo, bisogna fare una causa al giudice civile, e coi tempi della giustizia, che saranno ulteriormente rallentati dal Covid, rischiamo di aspettare 10 anni per una sentenza. Quindi, se è ragionevole poter utilizzare l'anno successivo o a emergenza finita con un voucher un servizio già acquistato, può essere un modo per trovare un accordo con la controparte, ma norma alla mano abbiamo diritto di richiedere il rimborso di quanto versato. Diverso è il discorso invece non dell'acquisto dell'intero pacchetto turistico, ma della prenotazione di singoli mezzi di trasporto, di singoli alberghi, nel qual caso vale il nostro codice civile, non applicandosi il codice del turismo che riguarda il pacchetto turistico, e c'è una norma citata, articolo 1463, che stabilisce che il divieto di spostamento da un comune all'altro rientra nella fattispecie del codice dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il codice ovviamente si occupa solo dell'impossibilità sopravvenuta, ma è chiaro che l'impossibilità di spostarsi da un comune all'altro va considerata impossibilità sopravvenuta, e quindi è una delle cause di risoluzione del contratto, e la risoluzione obbliga il vettore per l'acquisto di prenotazione di mezzi di trasporto, l'albergatore, a restituire all'istituto gli acconti versati. Quindi chiudo il discorso:
se Ettore poi ha precisazioni su questo, o abbiamo acquistato l'intero pacchetto turistico, o abbiamo acquistato singoli biglietti di mezzi di trasporto, o acquistato, prenotato, stanze in albergo, in ogni caso l'istituto, per i motivi scritti qua, ha diritto ad avere la restituzione di quanto ha versato, ma invitiamo anche a cercare un accordo con i fornitori per evitare un contenzioso che sarebbe certamente lungo per gli istituti. No, Emanuele, su questo non ho nulla da dire, puoi continuare, grazie. Grazie, ho preso qualche minuto in più rispetto ai tempi previsti perché la prima questione era quella sicuramente più frequente nei quesiti e anche non trattata nel webinar iniziale, mentre gli altri erano solo dei chiarimenti rispetto a punti che abbiamo approfondito. Seconda domanda, ecco, il rapporto tra le rette e il FIS, e cioè ci si chiede spesso se l'istituto domanda il FIS parziale, può chiedere poi la retta per intero? Ecco, certamente direi di no, fermo restando tutto quello che abbiamo puntualizzato sulle rette, che è un discorso estremamente complesso e con tante variabili, ma ovviamente non è il tempo di tornarci perché avete tutti ascoltato e riceverete i materiali. Ma non c'è dubbio che l'ipotesi in cui l'istituto, pur richiedendo una FIS parziale, pretenda l'intera retta da parte delle famiglie, costituirebbe quello che per il codice civile, l'ho scritto anche in maiuscolo, si chiama arricchimento indebito, perché vuol dire che l'istituto avrebbe percepito dallo Stato un qualcosa di non spettante, perché chiedere le rette per intero implica che il servizio di fronte alle famiglie non è stato ridotto. E ricordo anche che al di là di norme puntuali, tutto il nostro diritto dei contratti, a partire dal 1942, da quando è in vigore il codice civile, si basa sul principio per cui il contratto va eseguito con correttezza e buona fede. Quindi è vero che le norme che regolano il rapporto contrattuale con le famiglie e quelle che regolano il rapporto con lo Stato per il FIS sono due norme diverse, ma c'è un evidente collegamento e quindi sarebbe sicuramente contrario a questo principio il pretendere la retta per intero. Ovviamente, ma lo vedremo in sedi di approfondimento, bisogna poi ragionare caso per caso di cosa si intenda per riduzione parziale, se riguardi solo i docenti o anche non docenti. Noi stiamo dicendo in alcuni casi, l'insegnante no, perché la didattica differita è piena, ma la bidella, chiaro che a scuola non viene per fare le pulizie, e qualche genitore ci sta replicando, ma io nella retta pago anche quegli altri servizi e quindi una riduzione me la aspetto. Quindi la materia è complessa, come dicevo prima, vedremo l'esito del contenzioso, ma per dare poche indicazioni chiare in questo veloce webinar, stiamo nel principio per cui se si chiede la retta intera, ci si attende che quantomeno per i docenti non sia chiesta nessuna fissa per riduzione d'orario, dove richiesta la riduzione d'orario, almeno per i docenti, va valutata una riduzione della retta che andrà commisurata caso per caso alla situazione concreta, ma questo credo che sia un principio generale al quale è bene che tutti si attengano. Sì, sono d'accordo su quanto esposto l'avvocato Montemarano. Chiaramente è una situazione molto delicata che va valutata caso per caso, non si possono dare delle indicazioni generali valide per tutti, perché ogni istituto poi ha delle sue particolarità. C'è chi fa un FIS molto intenso perché magari non è riuscito a istruire piattaforme e quant'altro, e c'è chi fa un FIS molto limitato, per cui è difficile rapportare il FIS a quanto potrebbe non pagare il genitore. Chiaramente va visto in un'ottica generale e valutato caso per caso. È chiaro, è un argomento molto delicato e quindi non possiamo generalizzare. Per il resto penso che poi il buon senso debba prevalere su tutto, perché è vero che noi con le rette paghiamo i docenti, ma noi paghiamo anche i costi generali, paghiamo manutenzioni, paghiamo tutto quello che accade nella scuola, e se per esempio ci si rompe la caldaia non è che andiamo a chiedere un aumento di retta. Quindi va valutato, va visto nel suo particolare. Grazie. Ecco, ma il terzo quesito, se sì, diciamo la risposta è velocissima, perché ti chiedono ma sarà prolungata
FIS, questo purtroppo nessuno di noi può saperlo, non avendo facoltà divinatorie, però quello che possiamo dire è che si ritiene, ci è stato detto, ancora condizionale, che il decreto legge di aprile dovrebbe prorogare gli ammortizzatori sociali fino al 31 luglio 2020, però come sempre fino a che un testo non diventa norma pubblicata non si può essere sicuri, soprattutto in questo periodo in cui tutte le parti sociali richiedono ovviamente l'aiuto dello Stato, ma prolungandosi l'emergenza c'è anche un problema di liquidità per lo Stato, quindi vedremo ovviamente il testo del provvedimento. Sì, è vero, ad oggi non abbiamo notizie in merito ad eventuali proroghe, né possiamo noi sbilanciarci a dare delle indicazioni in merito, anche perché quando noi la mattina veniamo a lavorare non diciamo più bene oggi cosa facciamo, no, diciamo oggi cosa dobbiamo rifare, perché purtroppo ogni giorno cambiano le carte in tavola, quindi sicuramente su questo argomento la logica ci suggerisce che deve esserci necessariamente una proroga, in quanto le scuole sono chiuse e in qualche maniera bisogna intervenire. Ma di certo non abbiamo nulla e stiamo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà. Considerando la natura di chi ci ascolta, forse possiamo dire che la preghiera è un esercizio che per i provvedimenti futuri può essere sempre utile, perché di questi tempi bisogna anche ispirare le scelte del legislatore, che non saranno semplici. Ecco, poi ci sta un punto del decreto cura che vedo solleva spesso lo stesso quesito, e cioè se noi rientriamo o meno nell'articolo 48 del decreto cura Italia, che è quello sull'assistenza domiciliare ai disabili, che poi si intreccia col tema che abbiamo anticipato l'altra volta, e cioè se effettivamente per tutti i bambini o i ragazzi disabili stiamo riuscendo con la situazione attuale a garantire il sostegno o no, perché in alcuni casi, penso a una disabilità motoria, la didattica a distanza, anzi, è un elemento che abbatte magari una barriera fisica e consente la piena fruizione dell'attività didattica. Altre forme di sostegno, penso alle disabilità di tipo intellettivo, c'è il grande problema di come possiamo dare questo servizio a distanza e anche le ricadute sulla retta che poi pagano i genitori di questi alunni. Ma qui il quesito riguarda un altro punto, e cioè se noi rientriamo in questa previsione della possibilità di dare prestazioni didattiche domiciliari. Ecco, la risposta è no, perché l'articolo 48 del decreto cura è una di quelle disposizioni che si riferisce alle pubbliche amministrazioni. Voi sapete che noi ci troviamo sempre nella difficoltà di capire quando una norma che riguarda il diritto amministrativo si applichi o no alle scuole paritarie, che sono per metà aziende private e per metà concessionari gestori di un pubblico servizio. Ecco, qui siamo nell'ambito di una norma che riguarda esclusivamente l'attività delle pubbliche amministrazioni in senso proprio. Tuttavia, questo articolo, qui non so se Ettore ha qualche informazione in più anche di singoli comuni, prevede che le pubbliche amministrazioni possono fornire prestazioni didattiche domiciliari in convenzione con soggetti privati. Quindi noi potremmo rientrare tra i soggetti privati che operano in convenzione con la pubblica amministrazione, e questo andrebbe visto comune per comune. Io sinceramente non ho conoscenza di casi già esistenti, non so se Ettore abbia qualche informazione aggiuntiva. No, Emanuele, su questo no comment. Ecco, poi c'è una domanda che ci impegnerà molto negli anni prossimi, su cui troverete una risposta di una riga e mezzo, ma in realtà potremmo scrivere un libro, ma ci riserviamo anche con la Presidente di ritornare su questi argomenti. Ma se la domanda è secca, diamo una risposta secca, poi possiamo, se vogliamo, aprire una parentesi. E cioè, è obbligatorio per il datore concedere lo smart working o è facoltativo? Ecco, chiariamo che lo smart working, o lavoro agile, che dir si voglia, è una possibilità per il datore di lavoro ed è un obbligo per il dipendente se il datore di lavoro decide di avvalersene. Qui la normativa speciale ha in parte derogato a quella generale, che prevede la necessità o di una previsione a livello di accordo di categoria oppure un accordo individuale scritto tra lavoratore e datore di lavoro. Quindi diciamo che finché dura la fase emergenziale
Se il datore di lavoro decide che il dipendente debba lavorare in modalità agile, non serve un accordo individuale, ma se il datore di lavoro invece ritiene che per il tipo di attività, per un docente la questione è semplice, più per il personale amministrativo che può complicarsi, è una valutazione libera, discrezionale del datore di lavoro, che se ritiene che Tizio, Caio e Sempronio servono presto i locali fisici dell'ente in tutto o in parte, non può essere tenuto a concedere il lavoro agile. Dicevo l'altra volta che una delle conseguenze che avrà questa emergenza, che prima o poi vediamo finirà, è che tutti i dipendenti stanno scoprendo quanto è bello lavorare in poltrona a casa propria e gli alunni quanto è bello studiare a casa propria. E quando il virus sarà finito, nessuno vorrà tornare a lavorare. Quindi chiariamo subito i dipendenti, che lo decide il gestore nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Detto questo, poi richiamo sempre il principio di correttezza e buona fede, per cui ipotizzo anche che se il datore non riesca a dimostrare che effettivamente c'è una ragione di utilità non sostituibile con quella del lavoro a distanza, nell'ambito della normativa emergenziale possa esserci magari il rischio di contenzioso. Penso magari al dipendente che si contagia sul luogo di lavoro, farà una causa dicendo voglio il risarcimento del danno, perché tu gestore, derogando anche insomma al principio per cui in questa fase va preferito lo smart working, senza motivo inopinatamente me lo hai rifiutato. Quindi diciamo che sottolineiamo la risposta secca alla domanda secca, ma costringiamo tra virgolette il dipendente al lavoro in ufficio almeno finché ci sarà la fase 2, quando siamo in grado ragionevolmente di dimostrare che una prestazione non era altrettanto utile se erogata da casa. Sì, vorrei dare alcune indicazioni in merito. Già l'altra volta abbiamo parlato della semplificazione di questo smart working per questa situazione emergenziale. Normalmente non funziona così semplicisticamente, ma bisogna avere degli accordi con il lavoratore, bisogna puntualizzare molti aspetti del lavoro. Attualmente, per poter diciamo attivare questo smart working con tutte le regole, bisogna denunciare al Ministero del Lavoro attraverso il portale Click Lavoro o con le credenziali SPID. Praticamente bisogna compilare un file Excel con i dati dei lavoratori che svolgeranno lo smart working, con indicazione della posizione assicurativa in AIL e delle date di inizio e di fine, e non sono richiesti gli allegati e quant'altro. Chiaramente, comunque, a tutti i dipendenti bisogna fornire un'informativa che riporti le modalità di svolgimento del lavoro agile, e i lavoratori a loro volta dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dove oltre a confermare di aver ricevuto le informative del caso, assumono anche una serie di impegni per l'attuazione del lavoro agile. Copia di queste informative la potete trovare anche sul sito FIDE. Possiamo andare oltre, grazie. Grazie, Ettore. Ecco. Poi c'era una domanda a cui spero che l'immagine che ho proiettato nella slide dia una risposta abbastanza evidente anche graficamente, e cioè cosa succede se si dichiarano determinate ore per percepire il FIS e invece di fatto si chiede al personale di lavorare per un numero di ore superiore. Ecco, qui ricordo che dobbiamo stare molto attenti all'aspetto penale della gestione delle attività, che è un tema che personalmente mi affascina molto, ma che richiede ovviamente tempi un po' più lunghi per entrare nell'ambito di tutti i reati che potrebbero essere legati all'emergenza Covid. Magari, se la Presidente è d'accordo, potremmo ipotizzare in futuro un seminario proprio sui riflessi penali di questa attività, a partire dal reato di lesioni colpose per contagio di terzi. Ecco, c'è un aspetto che quindi possiamo cogliere da questa domanda, cioè la domanda era: chi commette il reato se dichiariamo che lavoriamo 10 ore e in realtà il personale ne lavora 20? È che tutto ciò che è false dichiarazioni alla pubblica amministrazione comporta dei reati molto gravi, che peraltro, come vedete in questa sigla reati 231, sono reati che colpiscono non solo la persona fisica, ma che sono reati cosiddetti amministrativi, per cui viene sanzionato tutto l'ente. Quindi, il principio che trovate nella risposta credo sia abbastanza chiaro,
ma riguarda non solo il FIS, riguarda tutte le dichiarazioni che in questo momento noi possiamo rilasciare allo Stato per godere di benefici previsti dalla normativa emergenziale senza in realtà averne diritto. Qui la domanda specifica era, dato che la busta paga la firma pure il lavoratore, il lavoratore concorre nel reato o il reato è solo del datore di lavoro? Magari immagino che sia un dipendente che ha formulato la domanda, ma può essere anche un legale rappresentante. Ecco, la risposta è che l'accesso al FIS lo chiede il datore di lavoro, che è lui responsabile di quanto dichiara, che comunque la firma apposta dal lavoratore in calce alla busta paga o il ricevimento tramite mail, come credo avvenga in questo periodo, non significa accettare o condividere le dichiarazioni, ma solo la presa d'atto, la ricevuta del documento. Quindi la risposta credo fosse semplice alla domanda puntuale, però io colgo il link, lasciando poi a Ettore per ulteriori puntualizzazioni, che siamo in una fase molto delicata dal punto di vista penale e bisogna anche stare attenti a interpretare correttamente quello che dicono i consulenti. Qui magari Ettore, facciamo pure discorso un po' di categoria, ma quesito l'altro giorno che mi fa un istituto, dice, ci ha detto il consulente che dobbiamo chiedere la FIS per tutti, anche per i licei, e noi però abbiamo poi le piattaforme da cui risulta che i docenti stanno facendo tempo pieno. Dice la suora, cosa rischiamo? E ho detto, il codice penale, abbiamo sommato tutti gli anni di reclusione che questo poteva comportare, reclusione che sconterebbe il legale rappresentante o il delegato che firma la dichiarazione e non il consulente. Però il consulente può dare delle indicazioni generali, ma ovviamente vanno interpretate, quindi ti potrà chiedere la FIS per quelli che non stanno lavorando. Se poi risulta dai tracciati delle piattaforme che i docenti stanno collegati a tempo pieno, ripeto, state attenti al penale, perché i reati di false dichiarazioni allo Stato, truffa aggravata, indebita percezione, malversazione, sono reati puniti per la persona fisica almeno con 3 anni di carcere, ma sono anche reati perché una scuola potrebbe perdere per decreto del Tribunale la parità scolastica. Allora, diciamo che in questi casi bisogna evitare di farsi indurre in tentazione, come diceva qualcuno, e quindi risulta facile cercare di trovare degli escamotage, delle scorciatoie, ma magari dettate anche dalle problematiche economiche cui si va incontro, però bisogna capire che tutto quello che si mette in atto ha poi dei riflessi sia dal punto penale, come diceva l'avvocato, che anche sugli aspetti civilistici. È evidente che le ore lavorate che figurano in busta paga devono corrispondere a quelle effettivamente lavorate, tanto più se documentabili. Dovete tenere presente che la busta paga, da un po' di anni a questa parte denominata LUL, è un documento ufficiale e deve essere lo specchio delle ore lavorate. Quindi evitiamo suggerimenti dove ci potrebbe sembrare appetibile. Noi dobbiamo muoverci nella legalità proprio perché siamo esposti continuamente e siamo vulnerabili ad eventuali attacchi da parte non solo delle istituzioni, ma da parte dei dipendenti, da parte dei genitori e quant'altro. Quindi lavorare in trasparenza sicuramente ci eviterà rischi di qualsiasi natura. Leggo sulle domande, qualcuno ci chiede se come regola generale da seguire si è coperti in caso di infortunio, malattia, maternità, e se è possibile fare lezioni in orario non convenzionalmente scolastico, per esempio alle ore 18. Ma forse ho anticipato la tua mail. No, vai, che è questa, così ti lascio la slide di sfondo e puoi procedere. Sì. Allora, chiaramente per fare questo tipo di approccio necessita... occorre l'accordo anche tacito dei genitori, i quali esercitano in casa la responsabilità genitoriale, ma su questo magari lo approfondisci tu, Emanuele. Per quello che mi riguarda, io ritengo che le lezioni comunque siano concordate dal dirigente scolastico, con il collegio dei docenti e quant'altro,
in orari più o meno scolastici. Quello che può variare è la durata dell'ora di 45 minuti e quindi ritengo che sia poco probabile fare lezioni in orari non convenzionali, ma anche per una sorta di motivi obiettivi. Cioè alle 18 di sera penso che i ragazzi siano belli stanchi e l'attenzione sarebbe molto diminuita rispetto ad un orario convenzionale del mattino. Poi mi si chiede che tipo di cautela si può avere per quello che riguarda diciamo la presenza degli alunni ai video terminali. Qui bisogna anche usare cautela e se vogliamo ci possiamo rifare. Non c'è, questa è tutta una situazione emergenziale, quindi nessuno ha previsto neanche questa casistica, però esistono delle leggi per quello che concerne i lavoratori ai video terminali, dove si prevede che una persona non possa stare al video terminale più di 120 minuti consecutivi, ma che debba fare una pausa di un quarto d'ora appunto ogni 120 minuti. Quindi se noi strutturiamo la lezione in modo tale che i ragazzi possano avere questa pausa, salvaguardiamo anche quello che è l'aspetto sicurezza per i video terminali. Prego Emanuele. Io sottoscrivo tutto quanto ha detto Ettore, vado anche veloce perché abbiamo 8 minuti credo per concludere il nostro intervento, tanto poi le risposte sono scritte. Aggiungo solo ovviamente che in questa situazione di fase 1 totalmente emergenziale c'è anche ovviamente una certa elasticità che tutti dobbiamo riconoscere e la necessità di trovare un accordo con i genitori. So di alcune scuole, perché il grande nodo è soprattutto alla primaria dove i bambini vanno seguiti di fatto dal genitore e quindi c'è anche il problema dell'orario di lavoro, della presenza del genitore in casa. So di alcune scuole in cui si è trovato anche un accordo con le famiglie per cui magari si fa la video lezione a orari anomali, perché dopo un sondaggio spesso mediato da quella figura eroica che è il rappresentante di classe dei genitori si è trovata una sintesi perché tutti sta bene la video lezione dalle 5 alle 7 e se i genitori sono più contenti è più facile che paghino la retta. Quindi io continuo a dire, come per le rette, che il nostro mantra deve essere trovare un accordo con le famiglie. È chiaro che la fase 2, cioè l'anno prossimo, in cui tutti sappiamo che l'intero anno scolastico sarà tutto emergenziale, aiutati dalla pausa estiva, dovremo progettare col coinvolgimento dei collegi docenti tutti questi aspetti, non più nell'emergenza del momento, ma contemplando tutte le necessità e anche come possa funzionare in modo regolare un anno scolastico in cui come minimo dobbiamo attenderci delle misure straordinarie su cui poi credo che torneremo anche col supporto della FIDE. Sugli ultimi 3 punti, io direi che su questi magari posso lasciare anche come sfondo la slide e la parola a Ettore perché sono aspetti che mi sembrano legati molto alla parte di sua competenza. Volevo solo sottolineare come premessa al discorso che riguarda l'estate ma riguarda anche l'anno prossimo, cioè cosa succede se non c'è più il FIS, non viene prorogato dopo il 31 luglio, anche perché come dicevo se l'emergenza continua il problema della liquidità delle casse pubbliche ce lo dovremo porre. E qui io sottolineo che il fondo integrativo, la cassa in deroga sono delle norme di natura straordinaria, se non ci fossero queste previsioni rimane fermo il principio generale stabilito dalla legge e anche dai nostri contratti collettivi, GIDA e FISM, che quando il dipendente non può rendere la prestazione per una causa di forza maggiore, l'istituto gli deve comunque corrispondere alla retribuzione. Quindi diciamo che applicando le norme generali, a meno che col tempo non cambieranno anche quelle, perché anche tutta la contrattazione collettiva poi si aggiornerà all'emergenza, diciamo che se ci saranno dei periodi in cui il personale per ragioni di forza maggiore non potrà rendere la prestazione e lo Stato non elargirà l'ammortizzatore sociale, la scuola dovrà pagare per intero la retribuzione al dipendente. Tranne, come è chiaro, che una situazione di crisi potrebbe comportare la chiusura o la riduzione dell'attività e quindi ricorrere a licenziamenti o altri tipi di riduzione della prestazione lavorativa. Però direi troppi se, penso che il principio sia per ora piuttosto chiaro, quindi o c'è l'ammortizzatore o l'istituto deve pagare la prestazione lavorativa. Poi lascerei a te Ettore sia questa che le altre due, così puoi concludere tu direttamente. Okay. Allora, per quello che riguarda le ferie,
Qui credo che non ci sia proprio nulla da dire. Il dipendente ha diritto alle ferie, pertanto noi ci auguriamo che la cassa integrazione, che il FIS venga prorogato fino al compimento delle elezioni, che normalmente avveniva non solo a giugno, ma per quello che ci riguarda, intorno al 20-21 luglio noi comunque eravamo operativi. Pertanto, trascorso questo periodo scolastico, il dipendente ha diritto ai suoi 33 giorni di ferie e che vanno pagati. Lì non c'è FIS che tenga e non c'è niente da discutere. È l'ordinario periodo feriale che va retribuito. Qualcuno ci chiede delle 70 ore. Le 70 ore, se non le abbiamo inserite nella retribuzione del FIS che ci siamo recuperato mese per mese, se non ci sarà proroga, quelle andranno perse, altrimenti saranno inserite nell'eventuale proroga che ci sarà concessa. Vediamo se c'era per quello che riguarda. Prego. La domanda. C'era la domanda del recupero, la successiva, se su questo. Recupero FIS. Esatto. Sì, ok, vero. Ok, arrivo. Allora, per quello che riguarda il FIS, il recupero, anche questo c'è un alone di mistero, cioè noi ci siamo affrettati a calcolarlo nelle relative mensilità di competenza proprio per evitare agli istituti di dover sostenere comunque anche l'anticipo di questo ammortizzatore. Ma l'INPS purtroppo nella sua lentezza non ci consente ancora di poterlo recuperare. Questo avverrà, io spero, nel prossimo mese, avverrà a breve, ma dobbiamo attendere che l'INPS lavori le pratiche da noi inoltrate, dopodiché deve darci un codice di autorizzazione e solo attraverso quel codice noi riusciamo nei mesi a venire a recuperare tutti gli importi anticipati per conto dell'INPS. Poi c'era il discorso dei contributi MIUR. Esatto, che era l'ultima domanda. Sì, che era diciamo che qualcuno ci chiede se questo possa, questo intervento FIS possa inficiare i contributi che arrivano dal MIUR. Io ritengo proprio di no, perché non vedo che attinenza abbia il contributo, l'ammortizzatore sociale col contributo che attendiamo dal MIUR. Quindi penso proprio che non possa esserci nessun conflitto. Chiaramente, come diceva l'avvocato all'inizio, le nostre sono interpretazioni dettate dal buonsenso, dalla logica e dalle nostre conoscenze. Poi non sappiamo se qualcuno al di sopra di noi possa pensarla diversamente e attivare meccanismi diversi da quelli che abbiamo detto noi finora. Questo è quanto noi in buona fede e tranquillità possiamo suggerirvi. Prego, Manuel. Grazie Ettore, no, ovviamente sembra anche, almeno da quello che leggiamo, che si stia maturando anche un po' il convincimento che è necessario dare una mano alle scuole paritarie che sono fortemente a rischio chiusura, per cui direi che se lo Stato con la mano destra ci dà il FIS e con quella sinistra ci toglie i contributi, sarebbe quella mano sinistra con cui impugnare il coltello per ucciderci definitivamente. Non credo che sarà così, ma direi che su questo è proprio il link per ridare la parola alla Presidente, che ovviamente ha rapporti con le istituzioni e quindi magari ci potrà dire qualcosa da questo punto di vista, e poi dare la parola al Dottor Agostinis per l'ultima parte. Quindi restituirei alla regia. Intervengo subito, ma ecco, sicuramente i contatti con il Ministero e con il Governo ci sono. Per il momento non posso dare, non ho novità, ma sarà il nostro impegno aggiornare, ecco, sicuramente. Ecco, adesso completiamo questo intervento, possiamo già dare, ecco, allora. Ringrazio l'avvocato Montemarano e il ragioniere Ettore Ferraro per questa loro
per queste loro risposte. E, a fianco ci sono alcune domande, alcune sono di precisazioni, magari mentre ascoltiamo l'intervento del ragioniere Angelo Agostinis, possiamo vedere se ci sono alla fine, se diamo qualche battuta di restituzione anche queste ulteriori chiarificazioni. Adesso passiamo la parola al ragioniere Angelo Agostinis, che darà risposta un po' a quelle domande più sull'ambito fiscale. Grazie e buon lavoro. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Le domande pervenute riguardavano sostanzialmente due quesiti nella loro. Uno è il credito d'imposta per la sanificazione e naturalmente la concreta fruizione, e dall'altro invece l'intervento messo in atto come ipotesi per quanto riguarda il finanziamento delle scuole paritarie, anche delle scuole paritarie, per la dotazione di piattaforme e strumenti digitali utili. Allora, andiamo a precisare innanzitutto che cosa. Tenete presente che il decreto Cura Italia sta vivendo dei passaggi, chiamiamo così, parlamentari di grande difficoltà. Al Senato siamo già alla terza lettura, poi naturalmente dovrà intervenire ancora il Parlamento, poi vediamo delle Camere dei Deputati, poi vediamo cosa succede. Il problema di base è in verità un altro, è che in questo momento riuscire a rendere operativo il decreto Cura Italia e il decreto liquidità è diventato molto difficile nella misura in cui l'Italia non ha ancora ottenuto quei finanziamenti europei che gli consentirebbero di essere funzionante. Affrontiamo dunque subito l'aspetto del finanziamento di 2 milioni per il 2020 per le scuole paritarie per la dotazione di piattaforme e strumenti digitali. Naturalmente anche la possibilità di poter acquisire dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione dei studenti meno abbienti. Se noi ci ricordiamo, il primo provvedimento, cioè quello che del 18, numero 18, il decreto legge 18-2020, aveva previsto che cosa? Aveva previsto 10 milioni per il finanziamento delle sole scuole statali. Adesso, ripeto, è in corso una modifica, un'integrazione al provvedimento del 18, numero 18-2020, che consentirebbe alle scuole paritarie di acquisire anche questi 2 milioni di finanziamento. Ma sono ipotesi di lavoro. Il decreto non si è ancora trasformato in legge, pertanto, fin tanto che non lo sarà, non abbiamo certezze operative. Attendiamo dunque gli eventi, nella speranza che attraverso la Comunità Europea si riesca a avere quei finanziamenti di cui purtroppo l'Italia ha estremo bisogno. L'aspetto invece del credito d'imposta della sanificazione, anche qui è da sottolineare che non c'è la possibilità di una concreta fruizione. Perché? Perché mancano i provvedimenti attuativi. Allora, definiamo un momentino quelli che sono i limiti del provvedimento. Innanzitutto il provvedimento 17 marzo 2020, numero 18, famoso Cura Italia, ha fissato un tetto alla spesa complessiva, 50 milioni, per l'anno 2020, vale a dire per le spese sostenute durante il periodo d'imposta 2020. Tenendo presente poi per il singolo beneficiario, potenziale beneficiario, c'è un limite di spesa di 20.000 euro. La domanda che ci si pone è: passeranno questi 50 milioni? Come verranno distribuiti? Ci sarà un click day? Ci saranno distribuzioni in base alle domande che il Ministero andrà a ricevere? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo anche perché evidentemente fin tanto che non ci sarà un concreto finanziamento dei decreti per quanto riguarda ovviamente sia Cura Italia che il decreto di liquidità, e questo finanziamento è possibile solamente attraverso operatività da parte dei fondi previsti dalla Comunità Europea, siamo sempre in alto mare, aspettiamo gli eventi. Allora, nella sostanza però è importante sapere che cosa. E ai fini del credito per la sanificazione è importante che naturalmente ci siano i documenti validi, perciò fatturazione regolarissima, e soprattutto, questo è l'aspetto fondamentale, che i pagamenti siano tracciabili. Perciò si potrà sicuramente portare in detrazione, se il provvedimento avrà un seguito operativo, il costo generato però da un documento fiscalmente
rilevante, cioè fatturazione, che può essere anche non fatturazione elettronica, il soggetto giuridico è non autorizzato, non obbligato ad emettere. Comunque è fondamentale il documento e, l'aspetto più importante, la tracciabilità del pagamento, perché senza tracciabilità di pagamento non ci sarà possibilità di richiesta di rimborso. Come dovrebbe funzionare? Si parla di un credito d'imposta, vale a dire la possibilità di andare a recuperare quanto si è speso nei limiti che abbiamo detto, dei 20.000 euro per singolo soggetto giuridico, però nel un limite più generale di 50.000 euro come spesa per tutta l'Italia. Perciò io credo che veramente, con i costi di sianificazione che tutti voi perfettamente conoscete, una cifra di questo genere non abbia grandi possibilità di soddisfare le esigenze comprensibili del datore di lavoro in particolare. Teniamo presente che oltre alla sanificazione è stato anche previsto la possibilità di allargare all'acquisto per gel, mascherine e quant'altro, tutto quello che cioè è necessario per proteggerci da questo benedetto virus. Ecco. Allora, la raccomandazione per quanto riguarda il credito d'imposta per la sanificazione è semplice. Ovviamente preoccupatevi di conservare la fatturazione che avete per le spese sostenute, e il pagamento delle fatture stesse deve essere fatto con un sistema tracciabile. Normale sistema previsto anche per altri provvedimenti fiscali che appunto per recupero delle spese devono essere anche documentati fattura e pagamenti. Su queste cose io non avrei altro da aggiungere, perché sono stato direi quasi celerissimo, perché in verità le domande vertevano solo su questi due punti. In questo momento siamo tutti in attesa di quello che succederà con il rapporto che lo Stato italiano riuscirà a concretizzare con la Comunità Europea. Sappiamo benissimo che il famoso decreto di aprile in verità slitterà, probabilmente andrà a finire anche quello primissimi giorni di maggio, ma tutto è legato alle potenzialità di finanziamento che daranno. Teniamo sempre presente poi che quando si parla anche del decreto liquidità, si invita alle imprese, si dà la possibilità alle imprese di andare a indebitarsi, però poi i soldi vanno restituiti come i finanziamenti che l'Italia spero riuscirà a ottenere dalla Comunità Europea, sono dei prestiti, poi devono essere rimborsati. Grazie, io avrei finito. Bene, grazie a tutti. E non so, ecco, se adesso in conclusione l'avvocato Montevarano c'è. Che oltre a ringraziare volevo chiedere se, viste alcune domande che sono state poste, volete aggiungere qualcosina, se no andiamo alla conclusione. Io, per non rubare troppo tempo, mentre parlava Angelo, ho già scritto le risposte nella parte poi pubblica in via a tutti. Possiamo salutarci nei tempi stabiliti, a meno che Ettore, ecco, sì, abbia qualche ulteriore nota. Il microfono. Ecco, sì, stavo vedendo le varie domande che sono state fatte, se una me ne era sfuggita, e qualcuno chiede se maturano rate di ferie tredicesima in caso di FIS. Visto che nell'accordo sindacale non si parla di questo argomento, è vero, si prevede l'integrazione al 100% della retribuzione dipendenti, ma io ritengo che in caso di FIS a zero ore i ratei di ferie e tredicesima non maturino, mentre maturano in caso di FIS parziale. Questo era quanto c'era sfuggito. Bene. Allora, io ringrazio l'avvocato Emanuele Montemarano, il ragioniere Angelo Agostinis, il ragioniere Ettore Ferrauro. Rinnovo ancora i ringraziamenti per tutto l'accompagnamento che ci stanno offrendo e delle loro competenze. Quotidianamente possiamo avvalerci anche attraverso le FAQ e anche attraverso la sinossi che costantemente stiamo aggiornando. Nei prossimi giorni riceverete un'email con la possibilità di rispondere a un questionario di gradimento
e dopo questa compilazione vi arriverà l'attestato di partecipazione e la possibilità di visionare i materiali, la registrazione sia dell'incontro del 16 che quello di oggi. Io vi ringrazio e sicuramente, come è stato auspicato dai relatori, avremo modo al più presto di aggiornare su queste tematiche anche con altri webinar, magari anche specifici per alcuni aspetti. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Anche oggi abbiamo raggiunto anche la soglia di 145-146 partecipanti. Bene, buon pomeriggio a tutti, buona giornata a tutti e a presto riaggiornarci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.